okay i take the occasion to present my colleagues and the speakers of this meetup so as i said i'm ricardo fino fino data scientist from agile lab and then i can present stefano you are live now hi everyone nice to meet you i'm a data scientist for agile lab too uh, I will not talk too much on in this uh meetup. Uh, but I'm uh, glad to be here. And if you want to if, if you want to do any kind of question, I will be happy to take care of them and possibly also answer them. <laughs> okay, thank you Stefano. Then I pass the floor to Marco. Marco, you are live. Hello, everyone. I am Marco, a data scientist uh, working at Agile Lab. And uh, today I'm going to show you some practical stuff. Uh, instead of Ricardo, that uh, is going to explain uh, some more theoretical stuff about the uh, variational encoders, uh, the argument of the meetup and deep learning stuff. Okay, thank you, Marco. And last but not least, our Friend, I can say, and ex colleague Luca Ruzzola. <laughs> Hi, everyone. Um, I'm Luca. I uh, work in the research uh, department of Boom, which is a photography company based in Milan. And uh, uh, tonight I'm going to give you a very high level overview of generative adversarial networks. Thank you, Luca. And so there are 15 participants. I, uh, there are low, it's small number respect to the the people in, um, in the meetup. We expected uh, 50 people. <laughs> <laughs> I can understand that Teams. It's it's not easy to to use at first. Uh. We ask now if someone that is—is uh, is there someone that speaks only English or? Uh, okay. Yeah. At first, I, I would like to introduce uh, this platform. So you are some, you're the, uh, you're the guests are some seconds uh, delay respect of us. So you can interact with us only with the question and answer tool on the right of, you, of your screen you can type your questions and we will see and they are private at, at first and then we can publish them if uh, they are uh, interesting for everyone. otherwise, we will try to answer these questions uh, privately. and first, the first uh, question is if uh, any one of you prefer this meetup to be in english. so if any one of you um, don't understand the italian language, please type uh, in, this, uh, in this question and answer so we can choose the best language for this meetup because i think that italian is easier for us for you to understand if uh, all of us speak italian so we wait none, some, some, um, some more minutes for the, the, the answer the, the question and the answers and to wait some more people we are 17 at the moment And then I would start. 17. 17. So it, it seems that the hype for deep learning has not decreased yet. <laughs> how, how many participants uh, did we have uh, two years ago, Luca? Do you remember? When we talked um. about. Um, I think uh, Inception and. Uh, uh, and the, when we talk about um, server versus edge deep learning. Yep, that one. Uh, in that case, we were in person. Mm -hmm. And. It was a real meetup, not I have a to, webinar. <laughs> <laughs> have real food, real stuff to drink. Real food. Yeah, <laughs> especially food and drinks. <laughs> so I hold it, it, I guess, 40 to 50, something like that. I looked at the numbers because I thought that 70 was a high number, but in the other meetups were uh, very frequent. There were Bigger. a lot of people in these meetups. And the one you, you said, I think there were more than 100 people, maybe, was one of the biggest. Yeah, live there were. The journey uh, on the edge was a very interesting topic. Okay. <laughs> Sixteen participants. Perfect. Uh, so we someone. actually talking, Sorry. someone left. This is very bad. You <laughs> are not interesting at all, uh, I guys. I guess it was me. <laughs> I should joined up. I guess it was me. I joined from my phone to check the the ah, okay, okay. <laughs> <Yeah>. Then stick <laughs> with us, guys. But, yeah, I think that Teams is kinda um, clunky and takes a bit of time to work around, so maybe we can wait another uh, some minutes, let's say. Okay, let's mm -hmm. wait another couple of minutes. Then we can start. Yep. There is no uh, question about the language. Or... At the moment, no. Nope. So I guess we can switch to Italian. Maybe. sono sempre io live sempre qua va bene cambiamo <ride> ciao un po a turno Marco. adesso sono io adesso ok tocca a te balla scimmietta <ride> Vabbè, di cosa faremo oggi Ma abbiamo sbucciato l'italiano? ah italiano please pippolo ok, okay. Uh... Ok, ma quindi forse c'è qualcuno che non capisce l'inglese effettivamente, se non sono sicuramente all'italiano. Okay. ok, grazie che interagite così. Grazie mille, anzi, le le pubblichiamo queste. Questi... pubblichiamo queste. <ride> se vuoi pubblicarle? Dobb sì, allora no, Stefano, sarà, Stefano sarà il attiva. mentore delle domande, quindi Stefano deciderà cosa fare delle domande se pubblicarle o no. Sappiate che sono un censore molto molto stretto, no, non farò passare tutte le domande, quindi impegnatevi, impegnatevi anche voi nel fare le domande giuste. Stefano, oltre a Data Scientist, è leader di Agile Lab. Ethics leader di Agile Lab, perché Agile Lab comunque è una è una compagnia che propone un approccio diciamo 360 gradi all'etica, al lavoro, a un sacco di cose. Noi siamo, per la parità di genere, siamo sensibili a qualsiasi tipo di tematica, eh, a discriminazioni, siamo aperti a... siamo agili. Agili, esatto. <ride> Basta per favore, prima che mi... mi... Dai, facciamo dire due altre parole a Luca, visto che okay. abbiamo parlato tutti e poi iniziamo. Siamo 18 Quanti partecipanti. Okay, va bene. Arriviamo a 20, dai. Allora facciamo mentre ci stiamo facciamo la domanda di rito. Uh, diciamo uh, per capire anche un po', magari come um, orientare la presentazione, chi di voi magari ha già familiarità con uh, deep learning, uh, reti neurali, reti convoluzionali, magari ci può scrivere un più uno come domanda. Così diciamo facciamo una bella frazione di quanti di voi hanno già visto alcune di queste tematiche. Così, magari appunto da per non reintrodurle o per introdurle qualora necessario. Ok, aspettiamo qualche secondo per le. Per qualche commento. Faccio io una, un, un announcement, rispondete pure all'announcement, ok? Siamo quasi 20. Ok, Pippo ha avuto già esperienza, sembra. Anche Peppo? <ride> Peppo lo conosciamo, mi sa. Eh sì, direi di sì. Anche Giulia. Anche Giulia mi sta colpendo. Sì. Roberto più uno, Roberto più uno. Eh. Ok. Eh dai, più o meno sembra abbastanza compatto e omogeneo il pubblico stasera. Va bene, allora io mm. introduco. Introduco brevemente questo meetup, quindi parleremo in italiano. Eh, il meetup è sui modelli generativi per la computer vision è eh, costituito da due talk. Il, il primo sarà presentato da Agile Lab e presenterà un lavoro che lo present presenterò io, la prima parte teorica, la seconda parte teorica la presenterà Marco ed è stato preparato da, da me, Marco e Stefano. Di Agile Lab, la seconda parte eh, ed è sui Variational autoencoders, la seconda parte invece sulle Generative Adversarial Networks e sarà presentata da Luca Aruzzola di boom.co. E ci sarà, saranno circa 45 minuti ad ogni talk, e, e alla fine ci saranno 15 minuti, se siamo abbastanza veloci, per le domande. E per le domande, mh, quelle più interessanti, che cercheremo di rispondere verbalmente. Voi potete comunque fare domande durante tutto il meetup e cercheremo di rispondere quando non stiamo parlando. Eh, le più interessanti verranno appunto scelte per, per dopo, altrimenti vi verrà risposto privatamente. E, ok, inizio, inizio io. Metto anche la mia faccia qua di fianco. Okay, io presento la parte teorica del, del primo talk eh, sui variation auto encoders e presento inizialmente Agile Lab, che è la nostra azienda di cui facciamo parte. Eh, Agile Lab è un'azienda di big data, di machine learning e al suo interno ci sono, diciamo, all'interno di Agile Group ci sono altre due, altre due aziende che sono Aim2 e Agile Skill. Aim2 eh, se Agile Lab appunto è focalizzata di più su Big Data e Machine Learning, m è focalizzata più sull'intelligenza artificiale e Deep Learning e poi Agile Skill è l'azienda che si occupa di, di corsi di formazione, dei corsi di training. Eh, il quartier generale è a Torino, ma ci sono altri tre uffici a Milano, Bologna e Catania e stiamo comunque espandendoci velocemente. E quindi è probabile che nel futuro ci siano uffici in altre città. Eh, raggiungeteci pure su LinkedIn su, o tramite il nostro sito eh, per se volete sapere di più di quello che facciamo e di come lo facciamo. E inizierei subito quindi parlando di Variational Autoencoders. E... Vorrei iniziare presentando due, due temi, due temi, diciamo, della data science. Prima di tutto, la differenza è, diciamo, una, una differenza tra, tra modelli discriminativi e generativi. I modelli discriminativi penso li conosciate tutti: sono i modelli più famosi in statistica e in machine learning, come i modelli di regressione e di classificazione. Lo scopo è quello di eh, modellizzare una relazione tra una Y e i dati X eh, con, una con delle formulazioni matematiche, e eh, in questo caso eh, ho deciso di chiamare Y stato del mondo per fare poi il paragone con i modelli generativi, quindi molto generico. Diciamo che eh, noi partiamo dai dati X e vogliamo prevedere dire qualcosa su questa Y che in teoria noi non conosciamo. Questo per fare il paragone con invece i modelli generativi dove invece noi siamo interessati alla struttura dei dati, alla struttura delle nostre X. Quindi, noi vogliamo modellare la struttura di questi dati, la correlazione che c'è nei dati, a seconda di che cosa, da dove questi dati provengono. Quindi, per fare un esempio che dopo ci sarà utile, se noi abbiamo i dati, il numero di pixel di un'immagine, di una pizza, per esempio noi vogliamo modellare le relazioni di questi pixel e capire come si strutturano per darci l'immagine di una pizza. Quindi noi immaginiamo che sia una y, questo stato del mondo che è l'idea di pizza, che genera un'immagine che noi sappiamo essere di una pizza e vogliamo capire come queste x, questi pixel di questa immagine si strutturano. Questa slide poi vi linkerò le slide se qualcuno le vuole rivedere un, va un po' più in profondità nel paragone ma sorvolo diciamo poi se qualcuno vuole approfondire può, può leggersela eh, il secondo argomento che voglio introdurre anche questo molto facile molto comune in data science è la riduzione di dimensionalità eh, si usa molto spesso il motivo per cui si usa così spesso questo tipo di tecnica è perché di solito i dati e le variabili che abbiamo sono molto correlate tra loro naturalmente i dati eh, per loro natura sono molto correlati e quindi eh, condividono molta informazione e molta, molta varianza. Per cui, se noi cerchiamo di eh, ridurli a, a un numero di dimensioni più piccolo, eh, lo possiamo fare in modo efficiente, spesso, proprio per questa caratteristica. Eh, per esempio, in figura si può vedere una del, delle riduzioni più classiche, cioè quella mh, per far diventare i dati bidimensionali, poterli plottare, plottare su un grafico, un piano cartesiano. In questo caso vediamo che i dati tridimensionali in una, in una dimensione non erano praticamente, non, non, si, non, non avevano tanta varianza e quindi plottandoli in due dimensioni l'informazione perse è molto poca ed è molto più facile leggerli. E penso che la maggior parte di voi conosceranno, conoscerà il metodo delle componenti principali, l'analisi delle componenti principali è uno dei più, forse il più famoso metodo di... Riduzione di dimensionalità, ehm, diciamo matematico ma che ha implicazioni anche statistiche. Il suo scopo è quello di trovare la, eh, la trasformazione lineare migliore di, delle variabili d'origine. Quindi troviamo da, partiamo dallo spazio originale e cerchiamo delle trasformazioni di queste variabili di origine lineari che mantengano la maggior parte dell'informazione. In particolare in questo caso sono incorrelati tra loro perché così possono essere più informativi. E introduco quindi gli autoencoders, che sono un'altra architettura per ridurre la dimensionalità dei dati. E sono costituiti da un encoder e da un decoder. L'encoder crea una specie di collo di bottiglia, quindi prende i dati in input e riduce, ne riduce la dimensione, e il decoder cerca di costruire i dati eh, ridotti alla dimensione originale. Questa struttura encoder-decoder è tipica dei modelli di, di riduzione della dimensionalità, e qua, è, negli autoencoder si è esplicito, ma anche nella, nelle componenti principali si, può, si possono vedere come è costituita da queste due parti. Nello specifico caso di autoencoder, questo encoder e questo decoder sono delle reti neurali e eh, questa architettura ha come focus quello di eh, minimizzare l'errore di ricostruzione quindi di riportare l'immagine nonostante appunto il collo di bottiglia nelle condizioni originali nel, nel miglior modo possibile senza perdendo il meno dati possibili se noi scegliamo queste due reti in modo molto semplice quindi costituite da un solo layer e senza non linearità eh, si può vedere come le soluzioni che restituite da, da questo autoencoder sono nello stesso spazio di quelle restituite dalla, dalle componenti principali. Quindi eh, c'è un link tra questi due, tra questi due metodi. Eh, praticamente quello che fa l'encoder è, è, è trovare delle trasformazioni lineari. Al contrario, se invece noi scegliamo degli encoder dei decoder molto potenti, esageratamente potenti, potremmo virtualmente prendere ogni dato in ingresso e trasformarlo. In, una, in un singolo numero e poi ricodificarlo nella dimensione originale praticamente senza perdere nessuna informazione e questo lo potremmo fare per tutti i dati del nostro training. Questo esempio estremo è ovviamente un estremo caso di overfitting e crea del, dei problemi. E, e succede perché noi ci stiamo focalizzando solo nella reconstruction loss e quindi se noi facciamo delle reti troppo potenti succede questo. E succede che il nostro spazio diciamo ridotto però non è non ha delle buone proprietà quindi e, le reti sono usate sono troppo troppo diciamo potenti e catturano tutta l'informazione che c'è in ogni dato e non ne lasciano nello spazio nello spazio ridotto quindi il nostro spazio ridotto non può essere utilizzato perché non è generalizzabile noi vogliamo infatti che queste reti catturino la struttura dei dati ma eh, lasciano, lasciano le, le, le caratteristiche tipiche di ogni. Di ogni data point intatte facendole troppo potenti invece rischiano di catturare per ogni dato tutta l'informazione e quindi di restituirci uno spazio ridotto che non è utilizzabile. Per questo motivo abbiamo c'è un problema se noi proviamo a generare dei dati con questa struttura prendendo un punto a caso dello dello spazio ridotto e passandolo per il decoder. Questo punto viene ritrasformato nella dimensione origine ma eh, restituirà un contenuto che non è informativo. Questo perché, essendo lo spazio ridotto non regolarizzato, potremmo avere due punti che due punti vicini, una volta decodificati, restituiscono dei contenuti completamente diversi. E che se prendiamo un punto a caso, come volevamo fare, come volevamo fare questo produca un contenuto che non c'entra niente con i nostri dati di origine. Questo perché noi, nel processo di apprendimento, non garantiamo in nessun modo che questa struttura abbia una, una specie di regolarizzazione. Noi non garantiamo in nessun modo che, che questa cosa non eh, possa avvenire, perché ci stiamo concentrando solo sulla, sulla bontà della ricostruzione. Ci serve quindi di introdurre finalmente i variational autoencoders che, sono, che ha, sono supportati dalla probabilità che ci aiuta in, questa, in, questa, in questo obiettivo. Se noi guardiamo gli autoencoder come un modello generativo, noi possiamo pensare che esista un stato del mondo z latente, quindi che noi non possiamo osservare, per esempio l'idea di pizza, che genera i nostri dati osservati X. Questo spazio latente lo consideriamo probabilistico con una prior, una distribuzione a priori P, P di Z. E quindi possiamo quindi diciamo considerare l'encoder le, e il decoder come costituiti da delle come costitu, Che costituiscono delle, delle distribuzioni anche loro. Quindi lo spazio codificato sarà p di z dato x e lo spazio decodificato sarà P di X dato z perché stiamo tornando, diciamo, a X part, eh, partendo da z, eh, qua la notazione non è precisissima, nel senso che noi ci stiamo riferendo a delle distribuzioni in probabilità con la notazione P di variabile. Non è precisissimo, però semplifica abbastanza la notazione. Anche poterlo spiegare. Quindi eh, passatemi passateci questa, questa notazione anche se non è troppo precisa. E a livello, cioè per fare uno schema a grandi linee dell'autoencoder, del variation dell'autoencoder, possiamo pensarlo come un autoencoder regolarizzato. In, questa, in questo caso noi stiamo codificando i punti in input non come dei singoli punti come facevamo prima, ma come una distribuzione. Infatti, se vedete in figura, no, l'encoder ci restituisce un vettore di medie e di varianze di questa distribuzione multidimensionale, quindi non più dei punti multidimensionali, ma dei, dei parametri di una distribuzione. Perché ci serve una distribuzione? Perché... La distribuzione può essere controllata, può controllare questo spazio latente. Noi possiamo decidere eh, le caratteristiche di questa distribuzione dello spazio latente perché sia come noi lo vogliamo, cioè regolare. In pratica questa distribuzione è scelta essere normale e eh, ci serve anche un passaggio in più, quello molto importante del campionamento. Il campionamento ci permette, che sta tra l'encoder e il decoder, ci permette di passare da una distribuzione. Che è, eh, che è solo parametrizzata, ha effettivamente un campionamento dalla distribuzione, quindi ha, introduce della stocasticità all'interno del sistema, che è quello che ci serve per, per, per avere effettivamente una distribuzione. Eh, purtroppo, il campionamento non è sufficiente per garantire la regolarizzazione di, di questo spazio latente perché se noi non mettiamo nella funzione di perdita di queste reti un termine di regolarizzazione, la rete si concentrerà solamente di nuovo solamente sul termine di ricostruzione e quindi ci restituirà uno spazio che, eh, che non è regolarizzato. Restituirà delle distribuzioni che hanno una varianza molto molto piccola, quindi puntuali, e avremo di nuovo praticamente un autoencoder forzato. Eh, invece noi vogliamo avere uno spazio che, eh, che sia completo e continuo. Come potete vedere in figura, uno spazio continuo permette di andare da una, un, diciamo, un contenuto decodificato, decodificato all'altro eh, senza andare in modo diciamo graduale e in più permette di, eh, uno spazio completo permette di non avere dei buchi. Quindi io se, se campiono un punto a caso... Sono sicuro che questo punto mi darà un contenuto significativo perché diciamo ho riempito bene questo spazio latente. E parlando di queste cose in termini bayesiani, quindi, se vogliamo rileggere le grandezze in termini bayesiani, vediamo la, la, la distribuzione P di Z l'abbiamo già chiamata prior, quindi distribuzione a priori, il decoder, possiamo considerarlo come la distribuzione di verosimiglianza, la, la likelihood, perché è la probabilità dei dati. E l'encoder, invece, che è lo spazio che noi vogliamo regolarizzare, che crea lo spazio che vogliamo regolarizzare, lo possiamo considerare come la posterior, perché dipende da, dai dati. E eh, se noi vogliamo trovare un termine di regolarizzazione, dobbiamo concentrarci su questa distribuzione a posteriori. E infatti da questa partiamo cercando di stimarla. Questa è una parte un pochino più matematica, quindi ci eh, sono, sono un paio di slide un po' più matematiche, però una volta, una volta passate queste il peggio è finito. Se noi vogliamo parlare di, se noi vogliamo provare a stimare questa distribuzione a posteriore p di z dato x usando il teorema di, Bay, di Bayes, eh, vediamo che può essere scritta in questo modo. Il problema è che in questa scrittura c'è l'evidence, l'evidenza dei dati, quindi p di x, che in statistica bayesiana, è, è tipicamente molto difficile da calcolare, perché bisogna calcolare un integrale che ha diverse difficoltà. Prima di tutto, x ha molte dimensioni, in questo caso, nel nostro caso di computer vision, sono i pixel di un'immagine che sono sempre in numero molto elevato, e quindi eh, stiamo calcolando integrali di una distribuzione con, eh, su tante dimensioni. E quindi, eh, come spesso capita in statistica bayesiana, serve un'approssimazione, e anche però metodi di campionamento, quindi di approssimazione basati sul campionamento, come per esempio i metodi Monte Carlo, sono da escludere perché anche n, cioè il numero di tutti i nostri campioni, è molto elevato. Ci serve un, un metodo un po' più furbo che è l'inferenza variazionale, la variational inference, che dà il nome appunto ai variational autoencoders. Eh, l'inferenza variazionale serve per approssimare delle distribuzioni di probabilità complesse, in questo caso la posteriori. Eh, come funziona? Noi, anziché cercare di, la migliore approssimazione possibile di questa, di questa distribuzione, noi... Fissiamo una famiglia parametrizzata, in questo caso la, la, le gaussiane, e cerchiamo la migliore approssimazione di questa, di questa distribuzione in questa famiglia. Usiamo per capire se, siamo, se abbiamo un basso errore o per minimizzare l'errore una misura di, appunto, di errore che è la pullbacker cool liberal divergence, la divergenza, questa divergenza qui, che è una misura di similarità di probabilità. Quindi la, la, misura, la divergence tra l'approssimazione e la reale distribuzione ci dirà quanto siamo lontani come approssimazione utilizzando una normale. In alto a destra nella formula vedete le assunzioni che facciamo, per la, la proprietà a priori usiamo, assumiamo una normale standard, la, 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 scusa, la distribuzione ha, eh, la, 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 di verosimiglianza la assumiamo sempre normale e, e, e stiamo codificando la media di questa distribuzione con una funzione f. Mentre la distribuzione a posteriori la eh, assumiamo normale, come abbiamo detto, e questa è l'approssimazione variazionale, infatti è Q e non è la distribuzione P perché la stiamo approssimando, e eh, l'assumiamo normale con media e varianza che dipendono da sempre delle funzioni G e H. Eh, quindi il nostro obiettivo diventa minimizzare la divergenza di pullbacker, cool la KL, tra. La vera distribuzione a posteriori e questa approssimazione Q che dipende da G ed H. Quindi vogliamo trovare i migliori g ed H in questo caso per approssimare questa distribuzione. Questa è la slide peggiore, quindi siamo <ride> arrivati. Abbiamo la formula in alto a sinistra della Callbacker Liber Divergence e eh, lasciando, diciamo, eh, perdere proprio le quantità di cui è costituita. Comunque eh, stiamo cercando una divergenza fra, eh, fra l'approssimazione e la, la, la distribuzione a posteriori è molto complicata, vediamo che in questa divergenza compare il termine P, l'evidenza P, che è quella che eh, facevamo fatica a stimare. Quindi noi dobbiamo fare conto su un'altra quantità, che è la elbo, la ILBO, che è quella in basso a sinistra, che non è altro che eh, che è costituita dalle stesse quantità della, della divergenza, come vedete, cambiate di segno. E manca la, però il termine che è P, che è quello che ci dà fastidio. La costruiamo proprio così. Eh, riscrivendo, riscrivendo si può vedere l'evidenza la, la, come, come la somma tra la Elbo e la divergenza, che è L, e dal momento che la divergenza è sempre maggiore di 0 noi vediamo che l'evidenza è sempre maggiore della Elbo. E questo è il motivo per cui la Elbo si chiama così: perché è una lower bound, quindi un limite inferiore per l'evidenza. Quindi le, la nostra evidence, che è la PDX, sarà sempre superiore a, questa, a, questa, a questo lower bound. Se vedete le, le quantità di cui sono costituite la KL e la elbo, che sono le stesse cambiate di segno, è subito chiaro perché minimizzare la KL coincide col massimizzare la ILBO, la elbo, che prendiamo come nostro nuovo obiettivo, quindi di, minimi, di massimizzare questo limite inferiore. Se noi, se vedete nell'ultima formula in basso a destra, una riscrittura della Elbow, i passaggi tra una parte e l'altra eh, sono, sono un po' complicati, insomma li, li risparmio, però è una riscrittura, fidatevi che è la stessa quantità. però in questa riscrittura, che poi sarà anche utilizzata dopo, si vede il trade-off tipico dell'inferenza dell bayesiana. Cioè, nella prima parte che noi cerchiamo di massimizzare, c'è la confidenza nei dati, vogliamo massimizzare la verosimiglianza, nella seconda parte che cerchiamo invece di eh, minimizzare quindi cerchiamo di minimizzare questa divergenza questa distanza vediamo che cerchiamo vogliamo che la posterior sia vicina alla prior quindi rappresenta la nostra confidenza nella prior eh, questo sono un recap abbiamo, queste sono le ipotesi che abbiamo visto prima e i nostri obiettivi erano avere uno spazio latente regolarizzato quindi trovare g e h e che approssimassero bene la nostra posteriori e eh, possiamo vedere il nostro obiettivo originale, che è quello di avere un, una buona ricostruzione, come quello di stimare la, la media della funzione invece di verosimiglianza, e quindi trovare un f di z. Alla fine dei conti, quello che, ci, que, quindi che vogliamo è, con la nostra architettura, trovare g, h ed f, che sono tutte funzioni che determinano le medie e la varianza di queste normali. c, che determina la varianza della, della verosimiglianza, è in realtà fissato. Perché la verosimiglianza è C per la, la matrice identità e lo usiamo per bilanciare tra questi due termini, tra il termine di regolarizzazione e quello di ricostruzione. Eh, quindi queste sono l'encoder le, le, e il decoder della nostra architettura. Eh, l'encoder, come vedete, definisce con, le, con le, delle reti neurali G e H, quindi noi non cerchiamo le, le migliori G e H possibili, ma le cerchiamo solo all'interno delle reti neurali per semplicità. E queste funzioni GH le consideriamo reti neurali e vengono diciamo addestrate e estima, stimate con l'encoder, e invece il decoder eh, eh, definisce la funzione delle medie, la funzione f di z che, che definisce la media della normale per, per la distribuzione ricostruita. Eh, vedete che appunto nell'encoder ci sono sempre di nuovo i due vettori di medie varianze che sono quelli che avevamo visto in origine. Um, manca un piccolo passaggio che è quello tra le due parti cioè quello tra l'encoder e il decoder che è il passaggio di sampling e qui abbiamo un piccolo problema perché noi dobbiamo backpropagare l'errore portare indietro l'errore fino a, appunto all'origine della rete però passando attraverso un passaggio di sampling un campionamento questo non è possibile se il campionamento è fatto su una distribuzione che dipende da parametri della rete come la nostra z, che i cui parametri eh, sono, eh, sono i vettori di media di varianze che abbiamo appena codificato. Eh, serve un piccolo, diciamo, un piccolo trucco, perché sappiamo che se noi eh, campioniamo da una normale standard e poi facciamo una trasformazione come quella che vedete in alto a destra, cioè moltiplichiamo per la varianza e sommiamo la media, eh, è la stessa cosa che campionare da una normale custom, con custom media e custom varianza. È quello che facciamo. Eh, quindi riusciamo a campionare da una normale standard senza parametri che ci danno fastidio, e quindi l'errore può passare attraverso il, il, il punto di campionamento, perché adesso è solamente una trasformazione lineare. Eh, infine, qua l'ultima in slide: abbiamo tutto il, eh, tutte le strutture complete messe insieme. Eh, in basso vediamo alla, alla fine quello per cui abbiamo lavorato dagli autoencoder fino a qua cioè il termine di regolarizzazione vicino a quello di ricostruzione. E se vedete il termine di regolarizzazione viene proprio dall'ultima eh, riscrittura della, della Elbo ed è esattamente quello. E in più c'è il parametro C che regola il eh, bilanciamento tra, tra questi due termini. Eh, io ho finito, Le, voglio solo ringraziare, voglio solo menzionare Joseph Rocca per, per il suo articolo, che, da cui mi sono molto ispirato per queste slide. Diciamo che tra tanti articoli è quello che ho trovato più intuitivo e più facile da seguire per, per spiegare questi argomenti, che non sono facili. Eh, nonostante ci siamo addentrati abbastanza, i dettagli matematici sono ancora molti, e quindi ho messo dei. Ho messo dei riferimenti per approfondire e infine l'articolo originale dei de variational autoencoder. E quindi a questo punto io ho finito, e poi adesso provvederò a mettere il link delle slide perché sono fatte apposta per essere approfondite, diciamo, e rilette, e passerei la parola a a Marco che ci spiegherà cioè ci farà vedere invece dei risultati che abbiamo ottenuto utilizzando questo modello su uno specifico dataset e, e ci farà vedere anche il codice allegato ok Marco allora adesso ehm, ti metto in sì, eh, grazie anche la faccia. allora adesso proveremo a dare un significato pratico a tutta la parte matematica che ha spiegato Riccardo e quindi Traduciamo per noi mortali tutto quello che è stato spiegato. Io lascio nella conversazione pubblica il notebook su cui sto lavorando, su cui sto mostrando praticamente il lavoro. Eh, vi ho dato uno spoiler, in realtà non volevo farvi vedere già questa parte, però. Eh, allora, eh, questo notebook che sto utilizzando, in realtà... È una versione modificata di un lavoro fatto da Anzor Gozalicili, un data scientist, e Sandro Barnavicili, un senior machine learning engineer, fatto questo, questo gennaio all'Applied Machine Learning Days in Losanna, in Svizzera. E loro praticamente hanno provato ad applicare gli autoencoder, i variational autoencoder, alla ricostruzione delle, di un classico dataset molto utilizzato, quello delle celebrità. E tentavano di ricostruire delle visi di celebrità e, applicare determinate eh, diciamo, cose molto carine di avere ciano note in coda. Come librerie classiche andremo a utilizzare eh, PyTorch per la costruzione della rete neurale, eh, quindi per fare deep learning vero e proprio, eh, Pandas NumPy per la gestione del dato, eh, Matplotlib per la visualizzazione. Eh, nel nostro caso specifico lavoreremo su un, un dataset particolare, su un dataset fatto da immagini di pizze preso da un, uh, un paper dell'MIT, eh, loro provano a fare una cosa molto simile a noi, ovvero provano a, ad applicare nuovi ingredienti su delle pizze, su foto di pizze reali, se vi interessate qui trovate il link eh, sul notebook, eh, molto interessante, mi avete un occhio, per cercare comunque di migliorare le performance del nostro modello abbiamo applicato delle, diciamo, elaborazioni del dato, nello specifico abbiamo croppato, cioè abbiamo fatto cropping della delle, delle immagini eh, rendendole più centrati, no? centrate. Abbiamo usato questo tool chiamato Bot di Microsoft. Potete trovare sempre questo dataset set preprocessato uh, a questo link di Google Drive. Qui ci sono tutte le celle di, del notebook in cui carico Google Drive, Google Drive, il zitto zipone, le funzioni di help per uh, prendere il tempo del, di alcune alcune funzioni, qui abbiamo delle variabili globali, ad esempio la directory dove è stato salvato il dataset, la batch size utilizzata nel training, queste sono le medie e le deviazioni standard utilizzate per la normalizzazione del dato, delle immagini, adesso andiamo un po' più nel dettaglio del dataset, come dicevo è un dataset di pizze, ce ne sono circa 9200 immagini, e ci sono 13 topping differenti, possono essere anche diciamo, sovrapposti questi topping chiaramente, L'ingrediente uh, più frequente è quello dei peperoni, che sarebbe il salame americano, uh, pomodori e basilico fresco. Poi abbiamo altre funzioni di helper, uh, tipo abbiamo questa pizza dataset che praticamente trasforma l'immagine in input uh, facendo un resize ad, un, ad una dimensione standard 64x64, lo trasforma in un tensore che è il dato che viene trattato da PyTorch cancella se è presente nelle immagini l'alpha channel, alcune immagini hanno un alfa channel. E questa è la normalizzazione del dato appunto, eh, per permettere di velocizzare il training una procedura diciamo che si fa molto spesso. Il data loader invece si occuperà dello splitting del dato in training set e validation. Non entro nel dettaglio, però abbiamo in questo caso un training di 7.000 immagini, sa poco e 1800 per la validation. Il denormalizer è una classe che ci permette di invece di visualizzare l'immagine una volta diciamo, ottenuto l'output dell'autoencoder. Queste sono, sono delle statistiche su un batch a livello di valore medio, standard deviation, massimo e minimo, una volta normalizzato. Questo invece è un sample del tablet, per darvi un'idea di come è caratterizzato e strutturato. Come vedete, ci sono diverse pizze, diversi ingredienti, eh, tutte molto variegate. Ecco. Eh, questa è invece la struttura che avete visto anche nel, nell'articolo, nella, nella presentazione di, di Riccardo, appunto. abbiamo eh, un layer iniziale della nostra rete che rappresenta l'input, quindi l'immagine trasformata, la rete di encoding che invece andrà a comprimere il dato e la parte centrale, che è la parte fondamentale per trasformare il nostro autoencoder in un variation autoencoder, è composto da un vettore di medie e un vettore di, di eh, deviazioni standard, che sono i parametri delle nostre distribuzioni normali utilizzate per campionare, e quindi ottenere un vettore nello spazio latente. Questo vettore poi viene diciamo decodificato eh, da una rete eh, di decodifica, eh, costruita in una maniera presto poco simile a quella dell'encoding, solo che fa un rescale, eh, fino ad ottenere poi l'output image che sarà una ricostruzione dell'immagine originale. Uh, All'interno della nostra rete poi utilizzeremo anche degli algoritmi di ottimizzazione che permettono di velocizzare il tutto, ad esempio l'inizializzazione dei pesi utilizzando la timing initialization, che è una, una delle, delle classiche inizializzazioni delle reti neurali VIP. Se siete interessati, sempre con questo, in questo argomento c'è un paper riferito a cui potete, potete fare approfondimenti e diciamo, capire perché si usa e come funziona. Come eh, blocco mh, a base della nostra rete reazione, utilizzeremo questa composizione. Abbiamo un blocco, una layer convoluzionale a due dimensioni, quindi con filtri a due dimensioni. Eh, subito dopo avremo un layer di eh, batch normalization, quindi andremo a normalizzare sostanzialmente il nostro eh, output, il nostro nuovo output del, layer di, eh, di filter, del, di del nostro layer di convoluzionale. Alla fine è la parte non lineare della nostra rete che è rappresentata dalla relu, dalla funzione di attivazione relu. Questa è la funzione che definisce questo blocco, quindi la composizione di questi tre layer. E questa è invece è la composizione del nostro encoder che è composto da otto di questi blocchi unitari, di questi blocchi da tre layer. E alla fine di questa rete otterremo un'immagine di questa dimensione, ovvero 8x8 con 256 canali. Eh, questa è la classe che definisce questa costruzione qui. Questo è un esempio di encoder che ha praticamente 3 channel e 32 filtri 2D. A questo invece è il decoder che è costruito presso poco la stessa maniera dell'encoder. L'unica differenza, come dicevo prima, è che visto che deve ricostruire con uno spazio complesso l'immagine, fare un upscaling. Per fare ciò utilizzerà questo layer chiamato upsampling in Iris 2D. Ce ne sono diversi, non abbiamo utilizzato questo. Spaziare e provarne diversi. Eh, questo è appunto la, un esempio di decoder, come dicevo, ha dei layer di upsampling. Poi la parte centrale, che è la parte fondamentale, eh, fondamentalmente la parte in cui viene, avviene il sampling eh, dalla distribuzione normale, eh, utilizza quello che è chiamato re, riparametrization trick. Visto che non è possibile far passare eh, la backpropagation da un nodo eh, diciamo che utilizza una certa randomicità. Questo z, ovvero un nodo da cui diciamo, campioniamo da una normale definita dai nostri vettori media e direzioni standard, quello che facciamo è spostare questa randomicità, questa estrazione, in realtà in un nodo esterno, in questo caso chiamato epsilon, e per simulare l'estrazione utilizziamo questa funzione chiamata g, che è una composizione di media e direzione standard. Facendo in questa maniera riusciamo a, estrarre, a simulare un'estrazione da, eh, da, da una distribuzione normale. Questo Epsilon è estratto da una normale standard, quindi media 1, direzione standard 1. Invece è la costruzione totale della nostra rete neurale, quindi composizione di encoder, spazio latente e decoder, 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 decoder e poi c'è la parte centrale, che dicevo che è composta dal vettore delle medie e il vettore delle direzioni standard. E poi la parte di, eh, del vettore z, ovvero il vettore campionato dalle distribuzioni normali. Eh, noi abbiamo in, encodato eh, la direzione standard come log var perché il dominio della direzione standard è strettamente positivo. Per la rete sarebbe un po' complicato diciamo, forzare questo apprendimento a far sì che sia sempre positivo, quindi abbiamo preferito utilizzare la log var per la prestazione che ha un dominio un po' più allargato, quindi comprende anche valori negativi e quindi è più facile da apprendere per la nostra rete le funzioni di encoding della rete, di sampling nello spazio Z, nello spazio latente, di decoding, e questo è il forward pass, che è la composizione di queste tre funzioni, ovvero il encoding, il sampling dello spazio latente e infine il decoding. Come spiegava eh, diciamo, eh, Riccardo, poi eh, c'è la, la parte di eh, funzione di perdita, che nel caso dei vari scenari autoencoder è fondamentale per permettere il processo generativo. Um, come spiegava Riccardo c'è un trade off da diciamo la componente di ricostruzione dell'immagine e eh, il concetto che noi vogliamo che l'output del nostro encoder a livello di distribuzione sia il pos più possibile vicino al priori, in questo caso assumiamo che sia un normale standard e perciò eh, utilizziamo, eh, il utilizziamo come formula la eh, QBAC Liber Divergence che praticamente calcola la diciamo Divergenza tra queste due distribuzioni, l'output dell'encoding e eh, diciamo la priori, la, la priori di eh, Poi abbiamo anche il termine di ricostruzione, che in questo caso utilizza la L1. In pratica è la differenza assoluta a livello di, eh, di pixel tra l'immagine originale e l'immagine in output del nostro, del nostro encoder. E abbiamo aggiunto anche una componente di, eh, chiamata perceptual loss. Che dovrebbe in teoria migliorare la qualità delle immagini. Eh, questa Preset-Loss lavora ad un livello un po' più alto, a livello di rappresentazione delle feature, delle, piuttosto che dei pixel, pixel dell'immagine dell originale, e utilizza una uh, rete pretrenata, è, è una sorta di uh, transfer learning. Eh, in questo caso specifico utilizziamo una BC16 uh, addestrata su un, uh, un big dataset, un, un dataset molto grande. E andiamo a calcolare questa loss in dei layer specifici della nostra rete preterianata. Quindi facciamo passare la nostra immagine in output dell'autoencoder e l'immagine originale in questi layer, ne calcoliamo la differenza e otteniamo una differenza chiamata percettiva. In questa maniera riusciamo a ottenere risultati migliori rispetto a utilizzare semplicemente, unicamente la, la L1, la reconstruction loss è un po' più nel dettaglio, c'è anche il paper di diciamo, riferimento alla perceptual loss quindi se siete interessati nei dettagli diciamo, più matematici e tecnici di questa, di questa tipologia di funzione di perdita, qui c'è il link. Eh, viene utilizzato in generale anche per lo style transfer per la, la, la super risoluzione e via correndo. Queste funzioni di helper sono Funzioni che vengono utilizzate per il calcolo della perceptual loss. Non sto ad entrare nel dettaglio, ma è qualcosa di abbastanza esplicativo. Ehm, questa è invece poi l'elbo loss, come è definita in precedenza a livello testuale. Adesso andiamo a vedere che effettivamente è la composizione delle tre eh, loss spiegate in precedenza: ovvero la Pullback Liber Divergence, la Reconstruction loss e la perceptual loss. E tutte e tre pesate con degli scalari che vengono poi utilizzate nel processo di tuning. Sono dei valori, questi alfa, beta e gamma, che abbiamo dovuto eh, gestire a livello di iperparametri per ottimizzare i risultati. Perché appunto, come dicevamo prima, c'è un trade-off tra ricostruzione e diciamo far sì che lo spazio latente sia regolarizzato ovvero continuo e completo. Eh, la fase di training eh, comporta diverse funzioni. Noi abbiamo utilizzato come ottimizzatore l'ADAM Optimizer. Se siete interessati, sempre qui c'è il paper a cui diciamo fa riferimento, e spiegato perché si usa e quali sono i suoi vantaggi, Questa qui è una funzione di helper per vedere il riassunto del, del training, questo per fare gli errori, per fare il plotting, questa invece è una funzione vera e propria per il training, in cui si può fare tuning, e questo è un esempio di training invece, qui definiamo la nostra rete numerale con uno spazio latente il, il cui eh, vettore z ha 512 componenti, 512 diciamo 6 componenti, questo qui è un esempio di training, potete eh, vedere sia la loss totale che quella parziale riferita alla curva divergence e la reconstruction e la perception, eh, loss vanno col tempo chiaramente giù, però si può anche osservare il trade-off tra, tra Reconstruction e Cullback cool Liber divergence. Come vedete la Reconstruction scende, mentre la Cullback cool Liber eh, invece sale, più o meno sale, perché appunto è un, un trade-off, è difficile diciamo, riuscire ad ottenere un ottimo per entrambe le, 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 le due funzioni di perdita, è, è molto complicato. E questo è anche dei motivi per cui la nostra rete produce eh, immagini che sono qualitativamente non bellissime quanto quelle di una rete generativa, quale può essere quella che vi poi vi mostrerà eh, Luca Ruzzola. Visto che comunque non abbiamo molto tempo e non posso fare un training in live, noi abbiamo già, diciamo, addestrato diverse reti, qui potete trovarne diverse in questa folder di Google Drive, con cui potete fare esperimenti con diverse configurazioni. Andremo a fare quello che viene chiamato la visual, eh, visual arithmetic nello spazio latente, ovvero proviamo a giocare un po' con i vettori nello spazio latente. Eh, quello che facciamo è che mh, ci, creiamo questa, ci creiamo questa funzione che ehm, ha diciamo, considerata una condizione, eh, ad esempio eh, una selezione sul nostro dataset a livello di topping, a livello di, di ingredienti, tipo selezioniamo delle pizze che hanno solo un determinato ingrediente, va a tirarsi fuori. 250 immagini di queste, le medie e le varianze encodate in questo spazio, ne fa poi chiaramente le, eh, il sampling ottenendo dei vettori z, tanti vettori z, in questo caso 250, ne farà la media. In questa maniera otteniamo il vettore z medio di una, di una pizza con una determinata caratteristica da uno spazio latente. E, ad esempio lo possiamo fare con una pizza che ha, eh, diciamo, i peperoni i peperoni in questo caso, là, il salame americano, questa ad esempio è la pizza media, eh, una volta decodificata dal decoder, nello spazio latente. Questa qui, come si può vedere, diciamo, ha dei tratti, de, de, delle, delle feature di rosso sul, come pattern sull'immagine. Sull questa invece è la pizza media senza peperoni. Come potete vedere c'è un, diciamo, una certa differenza a livello di colori, più chiara, sembra quasi una pizza bianca. Questa invece è la maschera eh, rapp è rappresentata dalla differenza del, dei due vettori eh, peperoni sì, peperoni no nello spazio latente. Quindi se facciamo una differenza dei due vettori nello spazio latente, eh, otteniamo una direzione nello spazio latente che ci può indicare appunto questa feature che è rappresentata da questa maschera una volta decodificata. Noi possiamo poi applicare questa maschera a pizze reali, a, a foto di pizze e in, magari... Incodate nel nostro spazio latente del nostro per diciamo, e quello che possiamo fare è diciamo fare eh, delle maschere da applicare alla, alle pizze quindi come potete vedere qui è stata applicata la maschera dei peperoni a delle pizze reali, a delle foto di pizze reali queste um, sono pizze delle validation set come potete vedere le, le, le immagini cambiano uh, c'è appunto il pattern del peperone anche se non è molto netto appunto come dicevo la qualità non è altissima però, come potete vedere, si, si riesce a intravedere la, una modifica nel pattern visivo delle pizze. Possiamo fare la stessa cosa con un altro ingrediente, per esempio con la rugola. La rugola magari è un po' più carina visivamente. Questa è la pizza media con la rugola, ad esempio, sempre facendo l'operazione diciamo, aritmetica nello spazio latente, facendo la media dei vettori nello spazio latente che hanno la rugola. E questa invece è come prima la pizza la media che non ha la rugola. E questa è la maschera invece, quindi la differenza tra uno spazio latente dei vettori z, di vettore con la rucola, e vettore senza rucola. In un altro decodificato si ottiene questa sorta di pizza negativa, che rappresenta appunto la presenza della rucola all'interno di una pizza. Applicando poi questa maschera all'interno del, dello spazio latente a delle foto di pizze reali, come potete vedere, si crea il pattern, questo pattern verde della, della pizza, App, appunto viene, viene aggiunto l'ingrediente. Uh, diciamo eh, nello spazio latente. L'operazione viene fatta in questo punto. qua, Ve lo faccio proprio vedere. Questa è la pizza originale, questa invece è la pizza modificata col vettore nello spazio latente che rappresenta il, il pattern, la, la feature uh, Rugola. Possiamo fare di più, possiamo fare una combinazione di queste, queste due, di questi due ingredienti, di, di peperoni e Rugola. E quindi crea tipo una matrice in cui gradualmente passiamo da un ingrediente all'altro e li combiniamo. In questo caso specifico abbiamo creato questa matrice che da sinistra verso destra indica appunto diciamo, eh, il grado di, di Rugola e dall'alto verso il basso il grado di aggiunta di peperoni. E si hanno poi diverse combinazioni all'interno della matrice. E poi possiamo fare ancora di più e possiamo generare pizze totalmente nuove nello spazio latente, quindi non utilizziamo più appunto maschere o pizze, medie di pizze, ma possiamo decidere ad esempio di prendere una distribuzione all'interno di questo spazio latente, noi ad esempio abbiamo scelto una distribuzione centrata, non sempre normale, centrata in zero con una determinata deviazione standard e vi facciamo vedere che dinamicamente possiamo creare tante diverse pizze, queste pizze non, es non esistono in realtà, sono pizze appunto diciamo, eh, probabilmente sono centrate nel centroide dello spazio latente, infatti sono molto simili a delle margherite. Eh, possiamo fare ancora di più: possiamo in questo spazio latente in cui stiamo provando a generare una pizza, ad applicare alla pizza generata, eh, che non esiste in realtà, anche il pattern dei peperoni. E, e come potete vedere, possiamo creare una quantità infinita di nuove pizze che hanno questo pattern. Questo pattern. Come diciamo, non è molto definito, ma è dovuto a fatto, è questo trade-off particolare che c'è per i vari scenoti encoder. Devo fare la stessa identica cosa anche per eh, la rucola. Come potete vedere mi posso creare a Iosa, una quantità indefinita di nuove pizze con la rucola, che è anche ora di mangiare fra poco, mi sa. E niente, comunque, facendo un piccolo recap, abbiamo visto che come, diciamo, è possibile trasformare un semplice autoencoder, quindi un la semplice rete che um, si occupa semplicemente di comprimere e poi ricostruire il dato, un qualcosa di più, un qualcosa che introduca un processo generativo. Questo processo generativo, come vi ho spiegato, è reso possibile solo dalla regolarizzazione dello spazio centrale all'interno della nostra rete, quindi creando appunto quello che, quelle che noi chiamiamo le proprietà di continuità e completezza, quindi facendo in modo che, l'output, le distribuzioni in output del nostro encoder sono il più possibile vicine alla distribuzione a priori, che è appunto una uniforme standard, una normale standard. Scusate. Con i version encoder, appunto, si possono fare tantissime cose, adesso ne abbiamo mostrate solamente alcune, ma si possono applicare anche diversi, diciamo, contesti, tipo il contesto testuale, il contesto degli audio, si può fare. La documentation, uh, si può appunto, noising, ha uh, veramente tantissime diciamo, eh, eh, espansioni. Purtroppo, essendo un, un, una rete molto matematica, i cui risultati sono, diciamo, eh, visivamente non troppo accattivanti a causa di questo trade-off, molto spesso viene un po' snobbata al contrario delle GAN che appunto producono i risultati in maniera molto più semplice a livello matematico, magari, e in maniera un po' più, più diciamo efficace. Però appunto questi, questi tipi di, di rete offrono delle proprietà che le GANs non riescono a ottenere, diciamo, assolutamente impossibile. Niente, quindi credo di aver finito, eh, penso che ci siamo. Ora penso ci siano i 15 minuti di eh, Q&A, se avete domande specifiche diciamo che possiamo rispondere in questi 15 minuti e capire un attimino se vi è più caro, se avete dubbi, se volete... Capiamo. Direi che dieci minuti ce li abbiamo, ok Beh, se non ci sono domande, andiamo avanti. Ho, ho fatto un announcement che potete vedere in chat. Non sì, siate timidi. Aspetta, scusa, ste ti mando ti mando online, <ride> mi mandi live. o oh no, io volevo solo parlare senza essere inquadrato. Ok, uh, qualsiasi tipo di domanda è ben accetta. Uh, spero. Anzi, innanzitutto vorrei ringraziare Marco e Riccardo per l'esposizione e anche per il lavoro che ho condiviso con loro. Abbiamo subito una domanda. So, sono sicuro che nelle vostre camerette, se siete in cameretta o magari nel vostro giardino, uh, starete battendo le mani e applaudendo copiosamente i nostri uh, oratori. Uh, mi raccomando, tenetene perché il prossimo oratore sarà ancora meglio. Lo so per esperienza. In che progetti. <ride> avete usato con che, concretamente i variational autoencoder encoder? Sì, ad Agile Lab. Eh, allora diciamo che sono degli esperimenti eh, questi. Marco, ti mando live. Ma mandimi live, devo rispondere io. No, quindi? Stavi no. rispondendo, quindi... Ah, ok, certo. Allora, diciamo che Agile Lab ci dà la possibilità di fare tantissimi esperimenti nel, eh, quando appunto c'è la possibilità, quindi noi a volte facciamo ricerca e ci interessiamo ad argomenti. Nello specifico i VAI ci sono interessati perché siamo stati all'Applied Machine Learning Days in, in Svizzera. Non io, ma ci sono stati eh, Riccardo, Stefano e Lorenzo, un altro, un altro collega che stasera, E quindi, essendo un argomento molto interessante, abbiamo provato ad approfondirlo con i tempi aziendali che ci sono forniti, e abbiamo pensato bene di farci un talk. Ovviamente è molto difficile trovare delle applicazioni reali per questo tipo di rete, perché come potete per vedere. A livello qualitativo non c'è diciamo, non non paragone con le GANs, cioè chiaramente sono meno efficaci, hanno delle proprietà molto interessanti e nell'ambito della ricerca ci stanno lavorando in molti, non quanti eh, quelli che ci lavorano con le GANs, perché la matematica che c'è dietro è abbastanza ostica per molti, come, come avete potuto vedere dalle slide di Riccardo non è affatto banale come, come, come rete. Posso aggiungere un'osservazione a questa domanda che molto coglie insomma un punto legittimo visto che comunque siamo in un ambito di industria siamo in un ambito dove um, è importante um, mostrare delle applicazioni pratiche e qui coinvolgo Luca Ruzzola perché all'epoca si parlava molto tra di noi di utilizzare i variational autoencoder, per alcuni task di anomaly detection. Credo che Luca confermerà questa mia uh, ipotesi. Uh, sì, diciamo di anche, prego, anche, prego. anche anche autoencoder non variazionali. Anche uh, autoencoder non variazionali. Diciamo che una un um, uh, modo di diciamo di andare a fare un problema di anomaly detection, diciamo per chi non, non fosse familiare, diciamo è un problema di classificazione dove però uh, la Diciamo, non siamo interessati a distinguere delle classi, ma abbiamo, diciamo, un regime di normalità dei nostri dati e vogliamo identificare delle variazioni da questo regime, eh, che però tendenzialmente sono molto rare, perché altrimenti potremmo trattarlo con un di classificazione tradizionale. Quindi, per esempio, eh, non so, nel caso di macchinari pesanti che sono monitorati da una serie di sensori, vogliamo essere in grado di capire con un certo anticipo se ci, si stanno presentando delle eh, anomalie. Diciamo che si presentano magari prima a livello sensoristico e poi um, si rompe il pezzo o cose di questo tipo. Un'applicazione diciamo, che si usa abbastanza di autoencoder è appunto quella di usarli come per fare una detection e come stimando diciamo quello che si chiama l'errore di ricostruzione. Quindi diciamo se noi siamo in grado di identificare una certa quantità dei nostri dati che è rappresentativa dei dati eh, non anomali, allora possiamo addestrare un autoencoder su quei dati a ricostruirli e quindi andrà ad apprendere la distribuzione di implicitamente dovrà diciamo crearsi internamente una rappresentazione della distribuzione di quei dati. Uh, tendenzialmente, diciamo, questa va a correlarsi appunto con l'errore di ricostruzione. Ovvero per dati anomali che quindi provengono da un'altra distribuzione. Quindi, diciamo, uh, se normalmente in un range operativo normale i dati seguono una certa distribuzione. In caso anomalo staranno al di fuori di questa distribuzione, se non altro questa è l'assumption che ci sta sotto. Eh, andando a calcolare eh, la ricostruzione di quel campione contro quel campione stesso, se quell'errore di ricostruzione cade fuori da... diciamo a quel punto si possono usare dei criteri di rigetto statistici classici come il criterio 3 sigma o altri criteri diciamo di rigetto dei dati o di verifica delle ipotesi, se la probabilità che quel campione. Misurata come l'errore di ricostruzione è molto bassa, potremmo marcarlo come anomalo. E in questo senso, Agilab uh, ha affrontato dei, diciamo dei, dei proof of concept uh, per dei clienti nel passato. Perfetto, okay. grazie. Non avrei saputo <ride> esporre meglio questa cosa. <ride> Andrea Luca. Gatto fa una, fa una domanda molto interessante, che se eh sì. siete d'accordo, pubblicherei e discuterei. Sì. Se, se volete, cioè se chiedo ai miei colleghi posso provare a rispondere io perché sapete certo. che il tema mi interessa. Bene, cioè, allora, pure. Andrea Gatto dice grazie per il talk, grazie a te appunto per la domanda interessante. È possibile scegliere distribuzioni diverse dalla normale? Se sì, quali e quando scegliere una distribuzione rispetto ad un'altra? Perfetto, allora, la risposta qui è molto semplice. Cioè, è ben complessa, non è per niente semplice. <ride> allora. Innanzitutto, perché scegliere la normale? C'è un, un bellissimo paper um, edito su Archive, da, de, dal, edito dal professor Karl Dörsch, che è un... In, Un'introduzione ai variational autoencoder, vi inviterei a vederlo. Purtroppo non mi sono messo il link, ma ve lo condividerai in chat, dopo ve lo posto. Eh, sotto eh, scusa, questa Stefano, mi sa che nelle slide l'ho messo come riferimento. Quindi lui, eh, lui. adesso io poi Perfetto. ve le condivido. Eh. In quel paper lì si, si dice esplicitamente che quando eh, scegli una distribuzione normale, se campioni da questa normale, um, attraverso una funzione deterministica sufficientemente complessa puoi generare campionamenti di qualsiasi tipo di distribuzione. E quindi questo è il perché scegliere la normale. Punto 2. Può, può, può avere senso non scegliere la normale? Assolutamente sì. Um, con un piccolo prezzo da pagare. Se notate, uh, nel reparametrization trick di, di cui ha parlato molto bene Riccardo, um, si va a creare una dipendenza comunque dal valore campionato. Uh, rispetto al, poi alla loss calcolata e all'output finale della rete. Cioè, allora, quindi noi abbiamo il nostro output finale, a un certo punto c'è eh, nella catena, nel grafo computazionale che arriva all'output finale, c'è un valore che è un valore continuo campionato secondo una normale standard con, con un trick. Voi immaginatevelo semplicemente... Um, noi stiamo quando ottimizziamo una rete neurale, le, la ottimizziamo rispetto ai parametri della rete, immaginatevi uh, che questi parametri della rete a un certo punto, tramite successive computazioni, finiscono in un valore che è discreto. Il valore discreto. Beh, non so se, se credo so che ci sono, credo che ci saranno, ci saranno matematici uh, tra il pubblico, quindi sicuramente uh, coglieranno questa cosa. È, è un problema. Uh, in termini di back propagation quando tu hai un output che è, un dis che è, solo, un è solo discreto o discreto a tratti. Questo ehm, causa un, un gradiente, causerebbe un gradiente che è nullo. Ehm, questo problema che consiste nel problema di sostituire alla normale una qualsiasi distribuzione discreta, che magari spesso è più efficace nel rappresentare i nostri dati, viene risolto nei paper um, che si chiama, uh, non me lo ricordo, però è conosciuto come Vector Quantized Variational Autoencoder ed è un, è un punto fondamentale dell'evoluzione dei Variational Autoencoder, l'inserimento di distribuzioni discrete al posto della normale. Um, quindi spero di aver risposto non in maniera troppo confusa alla domanda molto interessante di Andrea Gatto, vi metto in chat il link a questo paper vector Mestre quantized ah no, variation variational autoencoder molto interessante se volete approfondire e niente uh, se ci sono altre domande siamo sempre ben felici di rispondere se qualcuno vuole aggiungere altro uh, sono, siamo sempre qui a disposizione ah, io direi di far partire comunque Luca perché sì, eh, diciamo che abbiamo non ci sono mi sembra altre domande sì. eh, siamo, siamo a un'ora quindi farei partire luca e poi nel caso oh, potete, potete fare domande anche nel mentre cioè, sì. mh, magari le recuperiamo dopo ecco cioè non è un problema ok luca allora do la parola a luca eh, di boom.co eh, anche lui si è già presentato prima ma è un deep learning eh, researcher e eh, ci parlerà delle, delle GANS delle generative adversarial networks. Adesso Luca ti metto, ok. Allora, uh, intanto si vede, si sente feedback vari. Ce l'avrai okay. fra 25 secondi. Magico, voi vedete la presentazione eccetera. Eh, io te lo posso dire fra 20 secondi anch'io perché <ride> stai guardando in differita anche io la, si, la, vede, la, si vede no, sì, allora, sì, dai, si vede sicuramente si vede. ci fidiamo allora ehm, io questa sera vi, vi faccio un discorso molto ad alto livello ehm, eh, su eh, quello che è stato diciamo un'evoluzione molto grande nel mondo della, della chiamiamolo della modellazione generativa ovvero le eh, generative adversarial networks Ehm, che è un po' un framework di, di addestramento di reti neurali che ha portato dei, dei grossi vantaggi negli ultimi anni. Eh, faremo un excursus, diciamo, eh, indicativamente storico, nel senso più o meno con, eh, con la timeline dei paper di quando sono usciti, eh, sempre appunto a molto ad alto livello, ehm, cercando di, di, diciamo, di, di motivare anche un po' il perché vengono usate e, e quell'obiettivo. Allora, partirei eh, raccontandovi un attimo, facendo quattro parole su uh, Boom, su cosa facciamo, chi siamo. Allora, come, come abbiamo già detto, io lavoro nel team di, di ricerca uh, di, di Boom, che è una startup italiana, di, siamo a Milano, uh, che si occupa del mondo della fotografia, uh, ovvero uh, è un'azienda, diciamo, che Va ad occuparsi un po' del, di tutto il life cycle della fotografia commerciale, dal momento del, del planning mh, allo shooting, alla consegna entro 24 ore da quando avviene lo shooting alla, e soprattutto anche all'elaborazione, all quindi al photo editing dell'immagine. Dell allora, come, come potete vedere un po' di, di informazioni su di noi, diciamo siamo attivi da febbraio 2018 uh, e uh, ormai contiamo diciamo di discreti numeri su l'impatto che abbiamo avuto nel mondo, diciamo, dei, dei fotografi e dei photoshoot e delle aziende che andiamo a servire in molti, molti paesi. Um, perché ci occupiamo di fotografia commerciale? Perché sostanzialmente al giorno d'oggi, diciamo, um, quando si va online, quello che si compra non è Diciamo il prodotto, ma è spesso e volentieri anche un'immagine del prodotto. Tant'è che, come potete vedere in questa slide, diciamo eh, tutti i marketplace più famosi eh, che riguardano l'e-commerce di diverse cose, dal cibo come gestito, Uber Eats, alle eh, case o le case vacanze, o gli hotel, o diciamo classici prodotti di, di e-commerce, quindi come può essere Amazon e simili. Uh, vendono tutti i loro prodotti tramite um, la fotografia, tramite un'immagine. Um, L'obiettivo, un po' di boom, è andare a, uh, diciamo, a mettersi al servizio di queste industrie per fare streamlining e ottimizzazione di questo processo, um, e renderlo scalabile, ovvero non avere bisogno di contattare uh, un fotografo per ogni shoot, non aver bisogno di contattare un editor per ogni. Uh, servizio da lavorare ma di rivolgersi diciamo in maniera automatica uh, um, a noi e uh, lo si può fare diciamo in due modi uh, che, che dopo vediamo um, l'altro lato diciamo della medaglia di, di boom è il fornire anche un marketplace dove trovare opportunità di lavoro ai fotografi quindi uh, diciamo di fare un po' incontrare domanda e l'offerta nel mondo della fotografia commerciale Um, chiaramente offrendo diciamo um, un servizio diverso ai fotografi uh, diciamo a trovare lavoro, uh, chiamiamolo automaticamente, diciamo senza doversi preoccupare della ricerca ai clienti e ai clienti senza doversi preoccupare della lavorazione del, dello shooting. Uh, come dicevo, diciamo sono due le componenti che mettiamo a disposizione delle aziende e sul quale lavora il team uh, tecnologico del quale faccio parte in Boom. Una è la parte di piattaforma web col quale poter prenotare eh, servizi, poter ottenere le foto lavorate entro 24 ore, dall'altra è la parte eh, su cui lavoro diciamo, giornalmente di eh, intelligenza artificiale che ci permette di lavorare queste foto in automatico e quindi, di, di, o meglio, soprattutto in modo, diciamo di, di velocizzare gli step di elaborazione dell'immagine eh, per um, Diciamo, per appunto, riuscire a stare dietro a grossi volumi e rendere scalabile l'operazione della, della fotografia commerciale. Quindi, tradotto nella vita di tutti i giorni, diciamo, ci occupiamo un po' di ehm, andare a rendere disponibile questo servizio di intelligenza artificiale a tutti i nostri clienti e di creare questi, eh, questi algoritmi automatici per il processamento di immagini, sostanzialmente per una serie di cose, ma in generale possiamo vederlo come. Tutto il processo di editing in automatico, quindi in molti casi andrà a includere la, il ritocco di queste foto, il miglioramento del colore di queste cose qua, oppure lo scontorno di un'immagine e via dicendo. Allora abbiamo fatto un bel excursus su chi siamo. Adesso vediamo quello che è un po' quello di cui andiamo a parlare oggi. Oggi andiamo a seguire questa scaletta. Andremo a vedere l'introduzione al framework del GAN. Andremo a vedere sempre ad alto livello come funziona una GAN, quali problemi si porta dietro una GAN, eh, le VGAN che sono un tentativo diciamo di risolvere alcune di queste, di queste problematiche, andremo a vedere uno sviluppo successivo che ci permette di fare delle cose un po' più, un po' diverse che si chiamano Cycle CycleGAN e infine andremo a vedere eh, delle applicazioni di diciamo, uh, reti state of the art, quindi cosa è possibile fare con, con le GAN. Uh, allora, partiamo dall'introduzione e um, faccio un brevissimo excursus su, su, diciamo, quello che è stato un po' quello che abbiamo visto finora, cioè abbiamo visto uh, come un variational autoencoder ci aiuta a riprodurre una distribuzione nota e a campionare da questa distribuzione per ottenere dei nuovi campioni che non sono mai esistiti diciamo quindi a generare nuove immagini quindi il problema del generative modeling in generale appunto è questo è di dire eh, andiamo a cercare di riprodurre una distribuzione di dati nota cioè o meglio nota di cui abbiamo dei campioni per cercare di creare poi nuovi eh, elementi da questa distribuzione eh, allora per parlare di Gunn, eh, come diciamo, eh, magari alcuni di voi già conoscono l'argomento, andremo a parlare di una persona. Eh, questa persona è eh, Albano. Eh, Albano Carrisi è un famosissimo cantante italiano che recentemente ha eh, fatto un'affermazione molto forte, molto interessante, se non altro curiosa, che è questa? Albano il 24 maggio dice um, il coronavirus lo sconfiggeremo, l'uomo è stato capace di distruggere i dinosauri, come dire figuriamoci se non riusciamo a sconfiggere un virus. Ora eh, immediatamente dopo a ah, questa affermazione di, di Albano sono usciti ovviamente 700.000 meme su internet eh, super interessanti. Eh, perché diciamo ovviamente sembra un'affermazione un po' assurda no? per chiunque abbia fatto le elementari sa che ci sono qualche milione di anni sulla Terra tra la scomparsa dei dinosauri e la comparsa dell'uomo, eh, ma quello che, che, che noi non sappiamo è che um, Albano in realtà fa questa affermazione sulla base di un'informazione um, che ha a sua disposizione, ovvero si cioè ha a, um, a disposizione una serie di immagini che sono quelle che vedete lì in basso di dinosauri queste bellissime immagini di dinosauri eh, gli sono state diciamo fornite eh, diverso tempo fa e, eh, e lui dice questo per me è la dimostrazione che abbiamo avuto uomini che hanno convissuto quei dinosauri perché guardate io ne ho delle rappresentazioni e quindi eh, se ne ho delle rappresentazioni per me è perché eh, c'è l'evidenza che delle persone abbiano visto e i dinosauri ne abbiano prodotto queste forme altamente artistiche. Eh, però, diciamo, eh, ovviamente, una volta che gli si chiede, va bene Albano, facci vedere allora queste immagini di cui tu sei a disposizione. Eh, ovviamente esce la questione che eh, Albano dice: non posso farvele vedere perché ho firmato un contratto con la persona che mi ha fornito queste immagini. Quindi, io non posso darvi le immagini originali. Posso però permettere a un artista di tentare di riprodurre delle immagini simili. Vi assicuro che diciamo alla fine questo, eh, questa cosa assurda dei meme di Albano eh, avrà un senso, eh, se non mi credete, eh, hang tight per qualche minuto e avremo, arriveremo diciamo, a, a qualcosa di sensato. Allora, eh, Albano si rivolge al suo amico Gene Simmons, chi non lo conoscesse, è il bassista dei Kiss. Eh, e gli chiede producimi per piacere dei nuovi dei disegni di quelli che per te sono dei dinosauri e io ti dirò se matchano o non matchano la distribuzione delle informazioni che ho in mio possesso. Ovvero ti dirò se sì, questo effettivamente in base alle informazioni che ho in possesso è un dinosauro o non lo è. Allora diciamo il nostro amico inizierà, il nostro generatore gin, Gene, eh, inizierà a produrre una serie di immagini di dinosauri. Con e senza piume perché diciamo c'è anche un grosso dibattito in ultimi anni su se i dinosauri abbiano avuto o meno le piume, eh, alati e non alati, dipedi eh, e meno, eh, piccoli e grandi, e Albano gli dirà: Ok, queste sono effettivamente le immagini che possono, eh, possono trovarsi nei miei dati o no, come glielo dirà, però perché abbiamo detto, diciamo che per dargli un feedback eh, sensato. Abbiamo bisogno di. Cioè Albano dovrebbe stabilire una metrica per dire sì, questo esempio effettivamente matcha la distribuzione dei, dei miei dati. Però diciamo che questo non, non è in grado di farlo perché non possiamo stabilire questa metrica. Allora, semplicemente, lui cosa farà? Mischierà le immagini che gli vengono fornite da Gin, il generatore, alle immagini in suo possesso. Eh, quindi, diciamo, farà un bellissimo shuffle delle, dei due dataset, quello originale e quello prodotto dal generatore. Andando a mischiarle, poi diciamo, andrà a estrarre delle immagini a campione da, da questo dataset e per ogni immagine cercherà di dire se effettivamente appartiene o non appartiene al dataset iniziale. Quindi, diciamo, quello che potete vedere eh, in, questa, in questa slide, per esempio, è. Aggiungiamo, andiamo ad aggiungere questa bellissima immagine di una papera, sostanzialmente, alle immagini di dinosauri, che in realtà sono immagini di draghi di, di un dataset di Google, che diciamo poi vi, di cui vi condividerò il link. Um, ma nessuno ha mai visto nemmeno un drago, quindi siccome possiamo tranquillamente scambiare l'uno con l'altro. Um, e andrà a dire, ok, prendiamo questa immagine qua e li proverà a dire... Sulla base della memoria che ho di aver visto il dataset, questo è o non è un elemento del mio dataset? In questo caso, come potete vedere, è presente nella seconda riga alla terza colonna la, la stessa immagine. E nel caso in cui eh, Albano, che diciamo in questo caso funzionerà un po' da discriminatore del nostro dataset, dica: Ah sì, oh, questo è un dinosauro che ho già visto, lui sarà contento perché andando a ricontrollare le sue immagini originali, effettivamente questo è una delle immagini presenti nel dataset originale. L'altra cosa che potrebbe accadere in cui Albano è contento è nel caso in cui eh, estragga un dato, un'immagine che non è presente nel, nelle nove foto iniziali a sua disposizione e lui dica no, questo qua non è un dinosauro di quelli che io ho visto e anche in questo caso lui sarà eh, molto contento perché è stato in grado di discriminare correttamente eh, l'elemento appartenente al dataset o l'elemento non appartenente al dataset perché in questo caso questa paperella qua, come abbiamo visto, è stata prodotta dal nostro eh, generatore e non è presente nel dataset. Però potrebbe anche sbagliare. Potrebbe per esempio eh, dire, ah sì, questo effettivamente è uno dei dinosauri che ho visto, eh, ma come potete vedere non è in realtà presente nelle nuove immagini a sua disposizione. Quindi quando andrà a ricontrollare che cosa ha appena detto, dirà sarà molto, diciamo, arrabbiato perché non è in grado di, di capire che questo dinosauro non è uno di quelli che ha visto, quindi diciamo, siamo stati in grado di uh, uh, trarlo in inganno. L'altro caso in cui verrà tratto in inganno è il caso in cui un elemento presente nel dataset, in questo caso seconda riga, seconda colonna, uh, verrà da lui classificato come non un dinosauro. E di nuovo, questo è un errore perché... Come potete vedere, questo uh, doodle è presente nel nostro dataset. Ora, tutto questo per dire, diciamo, facciamo un recap di cosa abbiamo detto finora. Abbiamo detto che uh, Albano, che in questo caso è uh, il nostro uh, discriminatore di immagini, um, diciamo, vere o false, ha a disposizione un insieme di dati uh, del quale lui però non vuole fornirci l'accesso, ma che semplicemente Diciamo di cui lui ehm, è in grado di aver visione. Mischia i dati presenti in questo dataset con le immagini che gli fornisce il suo amico eh, Gene Simmons, che è il generatore. Per ognuna di queste foto andrà a dare un feedback, ovvero andrà a dire: sì, credo che questa sia un'immagine presente nel mio dataset o meno. E sarà contento quando è in grado di identificare correttamente le immagini che erano o non erano presenti nel dataset e sarà, diciamo, non contento negli altri casi. Ora uh, Albano dovrà uh, fornire un feedback a uh, Gene Simmons per, dar, per dirgli come migliorare i suoi disegni, perché diciamo chiaramente uh, Gene Simmons non ha mai visto una vera foto, un vero uh, disegno prodotto da un umano di un dinosauro. Quindi uh, inizierà producendo appunto immagini che hanno una in base alla sua idea di quello che è un dinosauro, ma che non è quello che rispecchia i dati che chiaramente Albano ha in suo possesso, allora eh, dovrà andare a fornirgli feedback tramite eh, un, un loop di questo tipo. Ogni volta che eh, il nostro generatore produrrà un elemento, o meglio più elementi, verranno mischiati insieme a quelli del, del suo insieme di dati noto. Ogni volta che, eh, diciamo, Albano sarà in grado di dire correttamente se un elemento era o non era presente nel dataset, per esempio, eh, quando dirà che la papera non era presente nel dataset o quando dirà che lo stegosauro c'era, sarà molto contento e dirà "Ok, mh, sto facendo bene, devo rafforzare la mia memoria su questi esempi". Quando invece sbaglierà, ovvero quando non sarà in grado di, eh, di, di capire, sbaglierà per esempio in questo caso di questo mm, drago strano, non sarà in grado di discriminarlo perché avrà detto sì effettivamente questo per me è un drago ma non lo era, questo feedback arriverà di nuovo indietro come vedete al generatore e il generatore userà questa informazione per dire, eh, per aggiornare diciamo la sua credenza, il suo belief, il suo prior, diciamo le sue assumption su quello che è l'idea di un drago. O di un dinosauro. Quindi dirà, ok, questa immagine è effettivamente riuscita a ingannare eh, il, il discriminatore, questo è un buon esempio di un dinosauro, perché lui, eh, Albano, ha accesso alle foto dei dinosauri, se mi ha detto che questa foto qua per lui era effettivamente un dinosauro, sto approssimando abbastanza bene quello che è un, un dinosauro. Allo stesso tempo, diciamo, quando Albano sbaglierà anche si dirà, ah no, devo ricordarmi meglio che questa foto qua non è presente nel mio dataset. Quindi, dopo questo ciclo di feedback, tutti e due si metteranno a pensare e eh, andranno a migliorare, in un caso, le immagini prodotte e, nell'altro caso, le scelte fatte nel discriminare le immagini di dinosauri e le immagini che non sono di dinosauri. Adesso vi prometto che questa è l'ultima slide con Albano, poi abbiamo smesso, parliamo di cose un po' più serie, però facciamo una review iniziando ad appiccicare eh, un po' di termini di quello che andremo a vedere ai vari elementi. Abbiamo detto che Gene Simmons in questo caso è l'artista generatore dei nostri sample e quindi lo chiameremo generator d'ora in poi, eh, che produce quelli che chiamiamo generated sample, ovvero dei campioni generati, che vanno a mischiarsi ai campioni veri del training set. Che ha a disposizione ehm, Albano. Albano svolge la funzione di discriminator, quindi è quello che dirà sì, questa cosa è andata bene, no, questa cosa è andata male, o meglio, bene o male in questo contesto è sì, appartiene al mio dataset, no, non ci appartiene, come diciamo un, un pochino stavamo provando a dire prima sugli autoencoder, cioè di dire questa cosa appartiene o non appartiene alla distribuzione dei dati di cui io sto tentando di approssimare, di cui sto cercando di stimare l'effettiva distribuzione. E il fatto che Albano fornisca un feedback positivo o negativo sarà codificato dalla nostra loss function, ovvero, eh, diciamo, per dare un minimo di contesto anche a chi magari appunto, è meno avvezzo, sarà eh, il modo in cui andremo a dire alle nostre reti neurali quanto bene o quanto male stanno facendo. Andremo a misurare la bontà del loro output in questo modo. E infine, diciamo, il processo di addestramento è quel... Quello che abbiamo visto prima, ovvero questa fase di model tuning in cui ognuno ragiona con feedback che ha ricevuto. Adesso diciamo, abbiamo ci siamo fatti una super immersione su il mondo trash italiano, possiamo passare a parlare di cose un po' più serie. Diciamo, però spero con questo con questa introduzione di avervi un po' dato una. Un, se volete, una, un overview ad altissimo livello di quello che è il processo di addestramento di una GAN. Perché iniziamo a mettere un po' i puntini sulle I? Come ci ha detto, diciamo, il nostro amico, il uh, nostro uh, faro nella notte, uh, Ian Goodfellow, che è l'autore originale del paper sulle GAN pubblicato a fine 2016 alla Euro Information Processing Systems Conference, che è la conferenza. Più importante a livello mondiale sulle reti neurali. Ehm, una GAN non è altro che in realtà un processo, ovvero come al contrario di quanto abbiamo visto con i variation autoencoder, una GAN non è un tipo di rete neurale, bensì è un processo di addestramento per reti neurali che utilizza un piccolo training set. Eh, diciamo labellizzato soltanto in termini di sì, questo è un dinosauro, sì, questa è una casa, sì, questa è una faccia, per andare a stimare la distribuzione di probabilità del nostro dataset, ovvero utilizza è un approccio supervisionato, quindi in cui abbiamo accesso a delle label, ha ah, in realtà un problema di apprendimento non supervisionato, o se vogliamo ancora self-supervised, nel senso che. Uh, il problema non supervisionato è stimare la distribuzione dei nostri dati per essere poi in grado di campionare da questa e, um, e produrre i nuovi output. Il modo però in cui le GAN lo fanno, in un modo molto innovativo di farlo, è con un processo di addestramento supervisionato, ma supervisionato semplicemente su un segnale di sì-no. Ehm. Um, quindi eh, diciamo: in realtà questo processo di addestramento potrebbe anche essere utilizzato con degli altri algoritmi, ovvero non c'è la necessità stretta che il nostro generatore e il nostro discriminatore siano effettivamente reti neurali. Anzi, come abbiamo visto nell'esempio di prima, ehm, le Albano e Gin non sono propriamente reti neurali, magari sono reti neurali biologiche, ma sicuramente non. Eh, non ehm, o meglio, probabilmente non artificiali, uh, non sappiamo se albano sia un robot uh, inviato dal futuro, cioè, diciamo c'è una buona probabilità che lo sia, e quindi diciamo è appunto mh, è un processo di addestramento in cui partendo da un vettore mh, casuale eh, Z di rumore, che possiamo diciamo, immaginarlo nell'equivalente umano, se volete un pensiero, un, una cosa di questo tipo, una serie di impulsi elettrici nel vostro cervello casuali, eh, tramite l'utilizzo di un generatore che prende in input questo rumore produce un nuovo esempio che va a tentare di approssimare la distribuzione che è g di z, quindi l'applicazione del generatore g al vettore di input z, eh, va a produrre eh, un elemento che tenta di, di somigliare a un elemento x tratto dalla distribuzione dei campioni reali che abbiamo a disposizione. Poi l'insieme dei campioni reali e dei campioni generati, eh, quindi fittizi, falsi, viene dato in ingresso a un, uh, un secondo discriminatore, che anche in questo caso è una rete neurale, eh, che avrà come unico obiettivo di dirci se quel singolo esempio in questo caso si è effettivamente tratto, secondo lui. Dai suoi dati di addestramento, ovvero rispecchi la distribuzione dei campioni reali X, o se sia un campione falso, quindi se sia generato casualmente dal generatore. Quindi il processo di addestramento, diciamo, di una di una GAN. Tra l'altro per inciso, eh, nel paper originale, dopo aver presentato il framework di addestramento delle GAN. Si parla sostanzialmente di G e di D, quindi il discriminatore e il generatore, in termini di multilayer perceptron, ovvero di reti neurali fully connected, eh, mh, che sostanzialmente non è più in nessun caso l'approccio che si utilizza con le GAN, si utilizzano reti convoluzionali, che sono diciamo, eh, per chi non le avesse mai viste, come eh, diciamo una serie di filtri che potete applicare sull'immagine, in cascata che vanno a creare una rappresentazione gerarchica di cose presenti in un'immagine. Eh, quindi diciamo, dicevamo: questo è come avviene eh, come funziona una GAN, quali sono i suoi componenti. Come vedete, c'è quella linea tratteggiata che sta a indicare il feedback che ricevono indietro il generatore e il discriminatore. Dopo vedremo un po' più in dettaglio questa cosa, ma in buona sostanza. L'obiettivo, per chi di voi magari ha, ha esperienze di teoria dei giochi, questo è un gioco minimax, eh, minimax in cui l'obiettivo del discriminatore è minimizzare la probabilità di sbagliare, quindi dire true o false, quindi lui sarà contento quando sarà in grado di identificare i campioni appartenenti alla distribuzione reale e sarà scontento quando invece ci verrà ingannato il generatore. E l'obiettivo del generatore è il contrario, ovvero sarà quello di far sbagliare il discriminatore, ovvero sarà quello di fornire... Degli esempi sempre migliori che siano in grado sempre di più di ingannare il discriminatore. Questo processo di addestramento avviene, diciamo, se vogliamo in due fasi un po' distinte e separate che si vanno ad alternare, ovvero eh, si va ad alternare delle fasi di uh, addestramento del discriminatore a fasi di addestramento del generatore. Ovvero faremo seguire delle fasi in cui uh, diciamo, dato il nostro um, prenderemo del, un vettore casuale, anche in questo caso è distribuito gaussianamente ma in realtà credo che potrebbe essere distribuito più o meno in qualunque altro modo um, lo passeremo attraverso il nostro generatore per andare a trainare il discriminatore che ci fornirà una serie di immagini false, queste immagini false che vedete sono un po' degli sgorbi dei blob strani verranno dati poi in pasto al discriminatore che proverà, ci darà degli output tra 0 e 1 che rappresenteranno la probabilità che quel campione lì venga dalla distribuzione iniziale, ovvero che sia un dinosauro nel nostro caso. Il discriminatore verrà poi valutato e al tempo stesso al discriminatore verranno anche, o meglio, non proprio al tempo stesso, ma diciamo, insieme a ciò, eh, all'interno di un batch, al discriminatore verranno forniti anche degli esempi. Tratti dal suo insieme di addestramento, ovvero dalle immagini delle, che Albano aveva effettivamente a disposizione, e per le quali il discriminatore mi dovrà dire: Sì, certo, questi sono dei dinosauri. Infatti, vedete che qua diciamo la, la risposta che ci aspettiamo per, dal discriminator nel caso in cui andiamo a campionare dall'insieme di, di, di addestramento, è 1, ovvero la probabilità 100%, mentre nel caso sia uno sgorbio, ci aspettiamo che lui dica. 0 ovvero questa roba qua io non l'ho vista nei miei dati iniziali. Viceversa, quando andremo ad addestrare, perché diciamo quindi abbiamo detto che è un processo di addestramento, ed è un processo di addestramento che coinvolge due reti neurali distinte e separate. Il generatore e il discriminatore. Un po' come se volete, come prima avevamo due componenti che erano il variation auto, l'encoder e il decoder, che però vengono trainati in un unico passaggio. Qua abbiamo due step di training. Nell'altro step andremo a trainare, ad addestrare, eh, quindi a fornire un feedback al generatore, eh, frizzando il discriminatore, perché non vogliamo che diciamo, il discriminatore continui a migliorare, altrimenti non, non riusciremo ad avere eh, un gradiente e un, un feedback sensato per il generatore. Ovvero se mentre forniamo, diciamo cercando di fare un parallelo, Mentre il nostro artista fornisce nuove immagini ad Albano, se Albano ha sotto mano continuamente o meglio se ogni 10 secondi diamo in mano ad Albano le foto effettive eh, dei dinosauri e le diamo soltanto una volta ogni diciamo 10 ore al nostro generatore, chiaramente Albano avrà in memoria molto, in maniera molto più limpida che cosa che cos è un dinosauro e quindi dirà sempre no, 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 no al nostro generatore che non sarà in grado di, di imparare nulla, non avrà un feedback utile. Man mano diciamo che questo processo va avanti, quindi avremo un discriminatore che man mano diventerà sempre più bravo a dire se un campione eh, proviene o meno dai dati di addestramento e un generatore che sarà sempre più bravo a ingannare il generatore e a fornire gli esempi che approssimano sempre meglio a distribuzioni di dati iniziali. In questo caso diciamo potete vedere quello che è eh, mh, per la classe in realtà non, è, non sono più dinosauri, ma sono cammelli in questo caso, ma man mano che eh, questo processo di apprendimento continua si passa da uno sgorbio iniziale in forme a una cosa che assomiglia sempre di più a un cammello. Quindi, dopo già diciamo, un migliaio di epoche, abbiamo qualcosa che ci potrebbe assomigliare. Dopo 2000, ci assomiglia parecchio. Ora, eh, Entriamo un secondo nel, nei dettagli, nella pancia della bestia, di come avviene la valutazione dell'errore di, un, di una GAN. Allora, l'unica funzione di, eh, di costo che va a misurare quanto bene o male stiamo facendo sul nostro eh, obiettivo sarà la super famosa binary cross entropy. Ovvero andremo a, uh, che diciamo, ho ripetuto due volte, chiaramente perché ho sbagliato le, <ride> nelle slide, ma diciamo che era per sottolineare il concetto, um, che misura in buona sostanza um, dato un output binario, quindi 0 o 1, quanto stiamo approssimando bene lo 0 o l'1. Quindi in alcuni casi dovremmo dire 0 e misurerà quanto ci distacchiamo dallo 0, in altri casi in cui dobbiamo dire 1, misurerà quanto ci distacchiamo dall'1. Uh, che è, diciamo, è la funzione sulla quale valutiamo principalmente il discriminatore, ovvero il discriminatore ci dirà 0 perché se volete dell'output del generatore noi non valutiamo mai nulla direttamente nel processo di addestramento di una GAN g di z non, è, non si calcola mai una loss direttamente su g di z, che è quello che dicevo prima, ovvero sfrutteremo questo processo di addestramento binario. Supervisionato per stimare quanto bene sta facendo g con g di z a stimare la distribuzione proprietà distribuzione dei nostri dati originale X, ovvero P di X, ehm, senza andare mai a paragonare quello che è g di Z con quello che è X, cioè, se torniamo in giro slide, potete vedere che eh, qua noi non andiamo a stimare mai quanto male sta facendo G su G di Z, ma sempre solo su quanto bene stiamo ingannando D. Allora, quindi partiamo da eh, come valutiamo D per poi andarlo a ingannare. Allora, per D, eh, come abbiamo detto, che eh, le immagini reali tra, tratte dalla nostra distribuzione X, quindi X saranno i campioni tratti effettivamente dai, dal nostro training set, P con I sarà la probabilità... Eh, che il discriminatore di assegna quel campione, quindi di, di X con I sarà un numero compreso tra 0 e 1 che dovrà essere molto vicino a 1. Perché abbiamo detto che la probabilità che un campione venga dal che un dinosauro sia un dinosauro deve essere 1. Mentre le predizioni per le immagini generate dal, dal generatore dovranno essere 0, perché, per quanto buone, il discriminatore ha come obiettivo di dire. Queste sono immagini che io avevo già visto, queste non sono immagini genuine, sono immagini che tu stai provando a, pro a creare per ingannarmi. Quindi quando andiamo a valutare i sample campionati direttamente dal training set dovremmo cercare di essere vicini a 1. Quando invece stiamo cercando di, eh, di dire se un generatore sta provando a ingannarci dovremmo dire 0 perché la probabilità che quella roba lì faccia parte del nostro training set deve essere bassa, deve essere 0 plaggando questi numeri nella cross-entropy loss che vedete là sopra e eh, diciamo riscrivendo semplicemente eh, diciamo aggiungendoci la notazione di valore atteso e scrivendo che vogliamo minimizzare questo valore atteso uh, che ha anche interpretazioni come la KL divergence eh, però non stiamo addentrarci nei dettagli, ma in buona sostanza quello che abbiamo scritto lì è vogliamo minimizzare quella quantità lì, ovvero il valore atteso diciamo della nostra da likelihood n cose, diciamo si può interpretare in n modi ma in buona sostanza vogliamo ridurre al minimo l'errore che commettiamo nel classificare un esempio come dinosauro o meno e vogliamo farlo, quindi vogliamo minimizzare questa quantità andando ad agire sul discriminatore, come ci andremo a agire? Come con tutte le reti neurali con backpropagation, quindi andremo a uh, um, a cambiare i pesi del nostro discriminatore di che è una rete neurale, in direzione opposta al gradiente che ci indica la massima direzione di crescita dell'errore. Quindi cercheremo di dire: OK, se mi muovo di là, il mio errore di, eh, di fare questa cosa cresce, muoveremo, ci, ci andremo nella direzione opposta e poi rivoluteremo come stiamo andando. Come abbiamo detto, l'obiettivo del generatore è in buona sostanza, anzi, nel paper originale diciamo partono dal negare, o meglio dal dire. Quello che, lui vuole, quello che il discriminatore vuole minimizzare, l'altro vuole massimizzare, ma poi diciamo per comodità lo si riscrive in un altro modo che è dire, eh, calcoliamo al contrario, il generatore vuole che la probabilità che il discriminatore assegna a un campione da lui creato sia vicina a 1, perché vogliamo ingannarlo, quindi vogliamo, dire, vogliamo fare in modo che il discriminatore dica che la probabilità che è una cosa che noi forniamo sia molto simile a... A uno dei dinosauri che lui già ha visto. Plaggando i numeri là sopra otteniamo diciamo, eh, l'obiettivo di minimizzazione per, la, per il generatore di una GAN. E eh, mettendo tutto insieme, diciamo, questo è come andremo a, a ottimizzarlo. Ora, come abbiamo detto, con backpropagation stimeremo eh, i gradienti delle reti neurali e andremo ad agire sui pesi per. Cambiare D e G in funzione da minimizzare quelle due quantità e, come abbiamo detto prima, in maniera separata: ovvero, prima traineremo il discriminator, poi frizzeremo il discriminatore e insegneremo al generatore a ingannarlo. Dopodiché, di nuovo, addestreremo il discriminatore. Quindi, in questo gioco di ping-pong avremo il discriminatore che imparerà a conoscere meglio la sua distribuzione e il generatore che imparerà a ingannarlo meglio. Fantastico, diciamo quindi, è eh, eh, ora mh, tre passi dietro perché facciamo questa cosa? Perché in realtà il discriminatore lo butteremo, a noi interesserà soltanto il generatore, perché il problema che stiamo cercando di risolvere con una GAN non è di discriminare qualcosa, ma è di generare dei nuovi campioni simili a una distribuzione di cui noi abbiamo accesso, ma che non conosciamo quella con distribuzione, come viene prodotta, diciamo non sappiamo il fenomeno che sta dietro che produce i dati e quindi non possiamo riprodurlo analiticamente. Per esempio, Albano può avere a disposizione una serie di immagini prodotte dal suo fantomatico amico che ha visto i dinosauri, ma visto che i dinosauri non ci sono più, non è in grado di eh, creare nuove fotografie, nuovi disegni a occhio di un dinosauro. Pertanto va a, col suo amico generatore artista a, um, e quindi l'obiettivo, diciamo, di tutta quella trafila lì è avere un artista che è in grado di generare delle nuove immagini non soggette a quel contratto uh, per cui Albano non può far cedere le foto dei dinosauri. Um, da fornire ai giornalisti. Quindi, lui avrà queste foto generate dall'artista che lui fornirà ai giornalisti. Dirà: Vedete queste foto qua non sono quelle che ho io. Ma vi assicuro che queste foto qua, queste immagini qua, rappresentano molto bene un, um, un dinosauro. Uh, quindi l'obiettivo di un modello generativo è andare a riprodurre, a, a generare nuovi campioni delle distribuzioni che avevamo. Quindi in sostanza nel nostro, uh, nel nostro processo scarteremo tutto quello che ha a che fare con D quando effettivamente andremo ad utilizzare, non ad addestrare la rete e ci occuperemo soltanto del generatore. Ora abbiamo visto il processo di addestramento, abbiamo visto come diciamo qual è, cos'è che viene minimizzato effettivamente, quindi il, eh, lo ripeto ad nauseam, il discriminatore minimizza la probabilità di commettere un errore nel classificare un esempio come dinosauro o meno e il generatore prova a massimizzare quella quantità, prova ad ingannarlo. Detto ciò abbiamo fatto un excursus, ora sapete diciamo all'80%, al 90% senza diciamo un po' i dettagli matematici, le cose un po' più... Uh, che ci stanno sotto come funziona una GAN. Andiamo a vedere però le problematiche che ha una GAN perché, eh, come potrete immaginare, non è tutto rose e fiori. Allora, una GAN si porta dietro diverse problematiche. La prima di queste problematiche è che eh, le lost function di una GAN, come descritto nel paper originale, tendono ad oscillare molto, come vedete in questo caso, da 1500 iterazioni in poi. Ci sono delle oscillazioni pazzesche della loss function. Quindi è come se impazzisse, ogni tanto, dice, ogni tanto va bene, ogni tanto va malissimo, e non converge a un risultato stabile che è quello che vogliamo. Un altro problema è quello che si chiama problema del mode collapse, che in parte, se volete, abbiamo visto anche prima con i variational autoencoder, quando Marco ci ha fatto vedere che se campioniamo direttamente da un vae eh, otteniamo spesso una cosa che assomiglia alla margherita perché è l'elemento più noto. Ora, in una GAN questa cosa avviene più o meno, nel senso che eh, una cosa che tende ad accadere molto spesso e per la quale in realtà non abbiamo una vera e propria teoria, come per molte cose nel deep learning e ehm, che eh, diciamo non, è in non siamo in grado a priori di dire e accadrà questo se facciamo una certa cosa o meno e che il generatore trovi degli esempi che ingannano il discriminatore e che inizi a ritornare sempre e solo quelli. Come vedete, in questo caso ci sono delle leggere variazioni da un caso all'altro, ma al 90% sta scartando l'informazione del vettore random Z che gli viene fornito in input. Per uh, darci cioè sta ignorando quello che gli diamo in input e ci dà sempre questo pattern: uh, questo bellissimo QR code che in realtà non assomiglia a niente di, di amenoto. Um, un altro problema è che la loss function di una GAN non è molto parlante, ovvero come potete vedere in arancione c'è la loss function del generatore. In un procedimento di addestramento normale ci aspetteremo che sia la loss function del generatore che del discriminatore vadano a scendere, quindi partono con un certo errore, poi tutti e due vanno a scendere, ma visto che il discriminatore cambia costantemente. E per come è definita la loss function. Che sostanzialmente è quella del discriminatore, l'altro diciamo cerca di negarla o di massimizzarla. La loss function del generatore cresce. e, eh, e non è confrontabile, in punti diversi nel tempo, perché è la loss function della binary cross entropy loss di discriminatori diversi, perché il discriminatore è cambiato. Ora, un approccio, uno dei primi approcci che è stato introdotto per cercare di risolvere questo problema e che ha avuto abbastanza dei buoni risultati è quello che si chiama Wasserstein Gun, che è un modo di concepire, di, di alterare leggermente il processo di addestramento di una GAN Soprattutto per quanto riguarda l'oss function, che eh, è andato a stabilizzare molto eh, le l'oss function in questo in maniera abbastanza se volete empirica, ovvero il perché una Vugan funzioni abbastanza noto, ma in termini assoluti, eh, perché questo sia molto più stabile dell'altro almeno a me rimane un po' un mistero. Ehm, e diciamo va così. La binary cross-entropy loss che avevamo prima viene sostituita dalla Vaster Loss, altresì nota come Earth Moving Distance, ovvero data, diciamo, date due cumuli, due distribuzioni, e mh, la distanza, il costo minimo che dobbiamo pagare per, affinché un cumulo sia uguale all'altro cumulo. Quindi, se volete immaginare una distribu due distribuzioni di probabilità, è un po' il costo che dobbiamo pagare affinché riusciamo a spostare una sull'altra. E non è più definita tra 0 e 1, ma è definita tra um, eh, meno 1 e 1, o, o meglio, l'output che ci aspettiamo nel caso di un sample appartenente ai dinosauri è 1, quando non è appartenente ai dinosauri è meno 1. Pertanto l'ultimo layer di discriminatore non ritornerà più un output compreso tra 0 e 1, ma tra meno infinito e infinito dove però vogliamo che sia vicino a 1 nei casi positivi e vicino a meno 1 negli altri casi. In questo contesto il discriminatore cambia nome, non si chiamerà più discriminatore perché non discriminerà più sì o no, perché non è più 0 o 1, ma è meno infinito più infinito, quindi è un appunto reale. E quindi andrà, eh, lo chiamiamo d'ora in poi un critico, quindi è il critico d'arte che ci dice uh, la, tua, um, la tua immagine prodotta è bella o brutta quindi immaginate che il suo output sia un non più una probabilità di appartenere al dataset iniziale ma um, un critico che ci dice sì per me diciamo ci assomiglia o meno detto proprio ovviamente questa cosa è molto colloquiale um, però andiamo a vedere a livello matematico come prima infiliamo i nostri bellissimi numeri i nostri bellissimi più 1 meno 1 nelle funzioni sopra e otteniamo l'obiettivo di uh, minimizzazione, quindi otteniamo che cosa dobbiamo minimizzare per il critico, otteniamo che cosa uh, e com ah, diciamo come potete vedere cosa sta cercando di fare il critico. Vedete che sta cercando di uh, diciamo all'interno della funzione minimizzare abbiamo. Il valore atteso del discriminatore nel caso in cui lo applichiamo su un'immagine del training set è il meno il valore atteso del discriminatore in caso in cui lo applichiamo a G di Z, ovvero a un campione generato. Tradotto sta cercando di massimizzare la distanza che intercorre tra le immagini reali e le immagini generate, quindi cercherà di dire um, non più sì o no, ma di dire di separo e di separo il più possibile. Uh, il generatore al contrario cosa dovrà fare? Dovrà cercare eh, di portarle vicine, quindi cercare di dire eh, cerco di portare eh, la, la, la risposta che ottengo vicina a 1. Uh, tutto questo diciamo ha anche delle implicazioni pesanti a livello matematico, ovvero uh, affinché questo procedimento funzioni, la funzione che discrimina, quindi torniamo all'inizio: inizio: inizio. inizio è un framework, non è una rete neurale, è un framework di addestramento affinché queste operazioni di addestramento che quindi potenzialmente potrebbe funzionare, funzionare anche con altre funzioni D e G che non siano reti neurali. Eh, in questo caso abbiamo un requisito sulle funzioni D, D in particolare c'è cioè il discriminatore, visto che gli stiamo permettendo di dare un output da meno infinito a più infinito, potrebbe darci dei numeri assurdi, potrebbe darci delle cose Appunto, più, ma noi spostiamo leggermente le condizioni iniziali e lui passa ad da dirci: quindi, diciamo, immaginate, diamo un dinosauro con eh, 80 scaglie visibili, passiamo a un dinosauro che ne ha 82 visibili, e lui prima ci diceva: Questo per me sia sì, un dinosauro 0,98, adesso ci dice meno infinito. Però questa cosa chiaramente non è una cosa che vogliamo perché vogliamo un certo grado di continuità. Quindi eh, la condizione che si impone è che eh, la funzione critico o discriminatore sia eh, uno Lipschitz continuo, ovvero eh, la norma, il rapporto delle norme del risultato del discriminatore e del, diciamo del, dell'input che è stato fornito al discriminatore, deve avere un rapporto inferiore o uguale a 1, tradotto. Pertanto che mi allontano in quello che ti fornisco in input, quindi ti do un dinosauro che è leggermente diverso, non mi puoi dare un output che è completamente diverso. E non, non solo non è completamente diverso, ma il rapporto tra i delta della discriminazione e i delta dell'input che ti ho fornito devono essere inferiori a 1. Un modo che nel paper stesso è, desc è descritto come orribile di fare l'enforcing di questa cosa è fare il clipping dei pesi, cioè di mantenere i pesi in un range molto, molto piccolo. In questo caso, per esempio, tra 10 a meno 2 e 10 scusate, 10 alla meno 2 e 10, a, uh, scusate, 10 alla 2 e 10, uh, 10 a meno 2. Uh, questa cosa qua diciamo è un po' brutta perché è un po' un trick, uh, nel senso che se anche il peso chiederebbe di andare a dei valori superiori, noi stiamo imponendo clipping vuol dire fare applicare semplicemente un max o un min. Cioè questo valore è oltre 001, allora lo riporto a 001, questo valore è inferiore a meno 001, lo riporto a meno 001. Una soluzione a questo problema è eh, arrivata con un paper poi successivo che si chiama sempre Wasserstein Gun, però in questo caso è improving, eh, Wasserstein Gun paper usa una tecnica che si chiama gradient penalty, ovvero questa imposizione di continuità secondo Lipschitz eh, viene imposta a livello di loss function, quindi il modo in cui lo si fa è che si fa un'interpolazione delle immagini, Cioè, diciamo in quell'immagine lì come vedete tutto il resto è esattamente come funzionava una GAN e una VGAN. L'unica differenza con la VGAN è come vedete in fondo c'è Buster Sign Loss e non la Binary Cross Entropy Loss, ma tutto il resto è esattamente quello che abbiamo visto prima. Um, e in questo caso l'obiettivo è generare dei volti. Andremo a interpolare tra le immagini per una questione tecnica, andremo a fornire questo valore interpolato al critico e chiederemo al critico che i gradienti non si distanzino troppo da 1. Questa condizione qua fa sì che appunto a livello matematico tutto torni, la funzione D, quindi il nostro discriminatore, sia continua con una costante Lipschitz di 1. Uh, non sia troppo distante vuol dire la, la differenza, lo scarto quadratico da 1, diciamo, e, e misuriamo in questa gradiente penalti loss lo scarto quadratico da 1, che è la norma del, del gradiente che, che vogliamo. Tutto questo cosa ci porta? Ci porta a una loss function interpretabile stabile. Come vedete a sinistra, eh, anche il generator in questo caso tende a zero come loss, e diciamo un processo di addestramento delle GAN molto più interpretabile. Questo in realtà non deve trarre in inganno, nel senso che il processo di addestramento delle GAN è comunque molto difficile, super sensibile agli iperparametri iniziali e. Ehm, diciamo è un po' come andare a tirare un numero alla roulette, però se non altro ha stabilizzato il processo di, di addestramento, questo improvement, e più o meno tutte le reti che si usano ad oggi uh, usano questo, queste loss function. In aggiunta, tutte le reti moderne, come abbiamo detto prima, sono um, delle convolutional neural networks. Adesso uh, vediamo un'ultima un evoluzione delle GAN e poi andiamo a dare qualche esempio. Quest'ultimo esempio che voglio parlarvi è: abbiamo detto che finora il processo generativo è, partendo da un vettore casuale, diciamo, lo do in pasto a un generatore che proverà a ricordarmi un esempio mh, proveniente dalla distribuzione X. Un'altra cosa che però sare, potrei essere interessato a fare è dire, supponiamo che io sia uh, un falsario dei quadri di uh, Van Gogh. Io però eh, sono un diciamo come dopo avrete modo di vedere, sono un pittore terribile. Non sarei in grado neanche in 120 anni di riprodurre eh, un quadro di Van Gogh, più o meno di chiunque altro. Um, quindi, però, quello che potrei fare è dire: Ma però, se fossi un pittore un po' meno terribile, potrei guardare La notte stellata di Van Gogh. E dire ah, cerco di riprodurre quello stile lì su un'immagine mia. E poi vado a vendere al mercato nero dicendo: ah, sapete che, per esempio, Van Gogh non ha fatto solo eh, La Notte stellata, ma ha fatto anche il eh, diciamo il tavolo stellato, la, la notte, il mare stellato, cioè, diciamo, delle, delle altre delle altre mh, foto, degli altri scenari, delle altre una montagna. Con il cielo stellato, con quello stile lì. Quindi siamo interessati a generare dei campioni che rispettino soltanto magari l'aspetto stilistico o degli aspetti particolari del nostro dataset. Per esempio, appunto, a falsare una foto nello stile di un artista, quindi a trasformarla, mantenendo il contenuto di quello che abbiamo. Quindi non andiamo più a fornire un input z casuale, ma forniamo. Un input nostro e vogliamo che l'output sia condizionato a quello che abbiamo fornito. Detto, adesso andremo a dare una spiegazione un po' più umana di questa cosa ed è se io ho delle foto di, um, di mele e le voglio trasformare in foto di arance, ma voglio mantenere il contenuto, come posso fare? Per esempio, come potete vedere in quella diciamo, cassetta di mele. La vogliamo trasformare in una cassetta di arance, ma vogliamo che mantenga esattamente lo stesso contenuto semantico. Cioè vogliamo che mantenga le due cassette una sopra l'altra in quella posizione con quella quantità di arance. Questa non è una cosa che potevamo ottenere con le gambi prima, perché diciamo, davamo un input casuale in, in, in ingresso. Mentre in questo caso non vogliamo dare più quel vettore z in input, ma vogliamo dare un'immagine del dataset che vogliamo convertire nell'altro. Quindi. Questo procedimento diciamo, è anche noto come style transfer, l'avrete magari sentito come pix 2 pix che sono reti neurali che hanno affrontato questo problema. In buona sostanza vogliamo mappare da un dominio a un altro con lo stesso contenuto. Uh, in aiuto ci arriva la Cycle Gun. Cycle Gun sta per um, diciamo, Cycle Consistent uh, Generative Adversarial Network, ovvero una rete che è in grado di tradurre da un dominio a un altro e indietro in maniera consistente, ovvero vogliamo, date delle immagini unpaired come in quello caso, cioè il nostro training set non avrà, eh, diciamo, la stessa, lo stesso frutto nella stessa posizione, ma in un caso una mela, in un caso un'arancia, avrà delle foto di arance e delle foto di mele e vogliamo essere in grado di tradurre da uno all'altro. Quindi non, non abbiamo bisogno come, eh, diciamo per esempio, un autoencoder che mira a riprodurre se stesso ha ah, come input se stesso, come output se stesso ed è super pay red Se volete, nel senso che è pay red con se stesso. In questo caso, noi vogliamo andare da un'immagine a se stessa in un altro contesto, ma non abbiamo se stessa in un altro contesto nel dataset. Scusate se è un po' convoluta la spiegazione, ma eh, è un po' l'argomento che lo è. Il modo in cui si fa questa cosa è di avere eh, due GAN, una GAN, cioè, o meglio, abbiamo, avremo una coppia di generatori e una coppia di discriminatori. Supponiamo di avere un contesto A che vogliamo tradurre in un contesto B e al tempo stesso avremo un contesto B che vogliamo tradurre in un contesto A. Per esempio, voglio che date le foto delle mie vacanze al mare vengano tradotte secondo lo stile di Van Gogh e voglio che le foto di Van Gogh vengano tradotte, eh, o meglio, i quadri di Van Gogh vengano tradotti. Tradotti in fotografie. Per farlo avremo quindi un discriminatore A che ci dirà sì, questa è una foto del tue vacanze o meno, o meglio, questa è una foto, e un discriminatore B che dirà sì, questa è un'opera di Van Gogh o no. Poi avremo un generatore da A a B che quindi trasformerà le foto in quadri di Van Gogh, e un generatore da B a A che trasformerà i quadri di Van Gogh in foto. Per fare questo sostanzialmente riuseremo lo stesso framework di training di prima, quindi potete immaginare solamente avremo più componenti, quindi avremo non più un discriminatore e un generator, ma coppie, e andremo ad avere una loss function che sostanzialmente è negli stessi termini di prima, quindi quello che abbiamo già visto, ma eh, che avrà più termini, ovvero avrà un termine di validità. Che è l'unico che si presentava nelle di prima. Cosa intendiamo con validità? Intendiamo se io fornisco uh, una foto mia trasformata per sembrare un quadro di Van Gogh al discriminatore di Van Gogh, lui dovrà dire no, questa non lo è. Se fornisco una fo un quadro di Van Gogh al mio discriminatore delle foto, dovrà dire no, questo è un quadro. Quindi quello che prima chiamavamo quello che prima era tutta rossa, adesso è il termine di validità, ovvero quanto siamo in grado di tradurre da un, da un contesto a un altro. Poi avremo un termine di ricostruzione, perché ricordiamo che il paper si chiama Cycle Consistent Generative adversarial Networks, o meglio il tipo di rete si chiama così. Perché cycle consistent? Perché se torniamo indietro, quindi se ricostruiamo l'immagine originale, vogliamo essere in grado di tornare allo stesso input, cioè se io do una foto di una montagna, la trasformo in un quadro di Van Gogh e la riporto indietro, voglio che quel ciclo sia consistente, che è quello che ci permette di stimare diciamo, quanto siamo in grado di, di mappare da un dominio all'altro con immagini unpaired. In ultima analisi, vogliamo una componente di identità: ovvero, se io chiedo alla rete che trasforma da eh, foto a quadri di Van Gogh, gli do in input un quadro di Van Gogh, non lo deve alterare perché deve aver appreso che l'unica cosa che vogliamo alterare in quella foto è lo stile, non è il contenuto, ma essendo lo stile già secondo Van Gogh, le alterazioni dovranno essere tenute al minimo. Tutto ciò detto è riassunto qua. Eh, L'host di validità trasformiamo da uno all'altro e siamo in grado di discriminare o meno. L'oss di ricostruzione, non abbiamo più il discriminatore applicato al generatore, ma abbiamo... L'altro diciamo, uh, generatore, come, allora se vogliamo discriminare, avremo il generatore da A a B e poi il discriminatore di B. Se vogliamo invece fare la loss di ricostruzione, avremo il generatore da A a B, quindi andremo da foto a quadro, e poi il generatore da B ad a da quindi da quadro a foto, e torneremo indietro. E in questo caso, che cos'è che misuriamo? Misuriamo quanto è simile all'input che abbiamo fornito. Idem, la loss di identità. Ovvero, uh, se fornisco, uh, diciamo, se cerco il modello che converte le mele in arance, gli do un'arancia, deve rimanere inalterato. E anche qua, quale sarà la loss? Sarà semplicemente quanto siamo vicini all'immagine uh, iniziale. Questo è, diciamo, come avviene uh, l'addestramento di una Cycle Gun. Uh, un excursus velocissimo, e abbiamo finito. Uh, Potreste essere pensato, portati a dire, beh, ma forse tra queste tre componenti da loss che sono semplicemente sommate, quella che mi sembra meno sensata è l'identità, perché in fin dei conti, diciamo, sembra un po' superflua. No? Se io sono in grado di ricostruire, potrei dire che è superflua. Invece, non è così. Come potete vedere, qua se andiamo a rimuovere l'identity loss, quindi dalle tre componenti togliamo quella di identità, otteniamo. E poi andiamo a vedere cosa avviene nella traduzione, per esempio Original to Translated. Vedete che la cassetta non è più nera, cioè diciamo quello che sta sotto le non è più scuro, ma diventa chiaro perché avrà imparato ad applicare una trasformazione più o meno in maniera uguale a tutti, non avrà capito il contenuto semantico dell'immagine, non lo avrà mantenuto valido. E infatti, vedete che se proviamo a riportarlo indietro diventa una schifezza. Allora, con questo abbiamo finito. Vi faccio soltanto vedere qualche applicazione delle GAN per raccontarvi un po' eh, poi nel mondo semi reale della ricerca o della ricerca applicata eh, che risultati possiamo ottenere dalle GAN. Partiamo da una rete che si chiama Pix2Pix, che è un precursore di qualche mese degli stessi autori di CycleGAN che eh, fa sempre un output condizionato all'input, però con eh, la richiesta che il training set sia paired, quindi per andare da uno sketch di un gatto a un gatto ha bisogno nel training set sia degli sketch che dei gatti nelle stesse posizioni. Ora eh, cosa ci permette di fare? Ci permette per esempio, vedete che in questo caso questo è l'input, questo è l'input su cui condizioniamo il risultato e questo è l'output, questo è il gatto che creiamo. Adesso vi farò vedere le mie fantastiche skill di eh, disegno, che come prima vi dicevo io e Van Gogh non siamo parenti. Questo è un bellissimo gatto, con molta, molta, molta fantasia. E qual è? Quindi gli stiamo chiedendo, in questo caso, anziché fornire quel vettore random z in input, stiamo fornendo questa immagine qua in input. Questo tra l'altro, questa cosa funziona nel browser in live e vedrete cosa ne viene fuori. Viene fuori se ce la fa. Ecco, questo è il bellissimo gatto che ha generato. Eh, chiaramente eh, nessun gatto ha queste proporzioni fisiologiche, quindi eh, sembra un po' strano anche a lui. l'altro cosa che si può fare con Pix to Pix è, per esempio, generare dei delle case che non esistono in maniera di nuovo condizionale, quindi dicendogli parti dell'immagine che cosa sono, lui andrà a fare l'output. Quindi in questo caso, per esempio, diciamo che eh, vogliamo fare un ingresso molto grande qua come vedete questo era quello che c'era prima in output mentre diciamo scarica il modello vi faccio vedere qualche altro risultato per esempio questo genera eh, edges to choose il nome di questo modello edges to end, to end bags è un altro e in questo caso abbiamo messo questo ingresso qua e come vedete è comparso eh, questo Blob nero qua sotto, come vedete, tra l'altro non è immediatamente utilizzabile un risultato del genere. ovvero ad occhio una persona si accorge che questa cosa qua non è un'immagine reale, però, diciamo che visto di fretta e da lontano, potrebbe ingannare non poche persone. Quindi, può aiutarci a generare arte, a fare, eh, può essere un tool per dei creativi. O per democratizzare anche una parte artistica per aiutarci a disegnare secondo certi criteri senza che eh, diciamo sappiamo esattamente il come, ma soltanto dando un'idea. Cycle Gun viene utilizzato, diciamo, degli esempi molto famosi sono questo video in cui traduce il video che vedete a sinistra di un cavallo in una zebra, e come potete vedere, eh, chiaramente diciamo le, i pattern sulla zebra cambiano, ci si accorge che non è esattamente. Perfetto, ma almeno per me questo risultato è molto impressivo. Cioè, uh, questa cosa qua è davvero molto forte. Considerate che appunto la rete non ha il concetto inerente di zebra, non ha il concetto di strisce, non ha il concetto di cavallo. Quindi queste cose le ha dovute apprendere. È in grado di tradurre. Eh, Video fatti d'estate in video fatti di notte, quindi in questo caso, per esempio diciamo un'applicazione potrebbe essere di incrementare il dataset per la guida autonoma, quindi di eh, fornire degli esempi di aumentare degli esempi di cui non, non ne abbiamo molti. In questo caso vedete che tende a come simulare un po' la neve e i colori più, più scuri del, dell'inverno. Ultimi esempi super impressive per eh, c'è un enorme salto di qualità da quello che abbiamo visto finora, magari alcuni di voi avranno già visto questi siti, queste reti sono molto più complicate, magari ne parleremo in un meetup futuro, ma uh, il livello di performance che siamo in grado di ottenere è questo, queste reti qua escono costantemente da Nvidia e non so a voi, ma a me fanno abbastanza paura, nel senso che eh, poi con tutte le tematiche deepfakes, eccetera, ora potete vedere che qua ci sono delle cose incongruenti, strane ma il volto di per sé di questo bambino è molto realistico um, e questo bambino in realtà non esiste, nel senso che sono immagini create sul momento da una rete neurale. Questa persona non esiste e neanche quest'altra persona esiste, quindi eh, non infatuatevi di queste persone perché eh, non potrete mai incontrarle eh, e poi vivrete tutta la vita diciamo in questa angoscia, ma Um, non solo può generare uh, per esempio anche annunci come potete vedere in questo caso ha, ha generato un'intera stanza e sono tutti esempi di cose che non esistono ma che la rete se volete ha interiorizzato il concetto di, uh, di quello che stava vedendo e quindi ora è in grado di produrre dei nuovi risultati in questo caso la risoluzione è molto inferiore a, a quello che, che vedevate prima in ultima, vi faccio vedere un esempio che, eh, che eh, ho saltato prima, che è una cosa molto più vicina: diciamo, a quella che affrontiamo noi eh, lavorativamente. Che può tornare utile a noi, ed è quello la tematica dell'inpainting, ovvero tematica dell'inpainting. È eh, diciamo quella di andare a riprodurre degli elementi di un'immagine che sono stati rimossi, o diciamo a farne il, il patching, diciamo. Uh, se andiamo a eliminare degli elementi da una foto, siamo in grado di riprodurre che cosa c'era lì in origine? Perché potrebbe essere utile? Questa cosa potrebbe essere utile perché, per esempio, potremmo avere qua, uh, non lo so, potremmo avere, uh, o meglio, non vogliamo riprodurre cosa c'era lì in origine, vogliamo riprodurre lì una cosa che sia consistente con tutto il resto. Per esempio, se in questa foto qua avessimo, non lo so, un hamburger abbandonato sulla pietra, non sarebbe molto bello a livello estetico e quindi potremmo voler cancellare quell'hamburger, per esempio, così e vorremmo chiedere alla rete riproducimi la pietra, la texture della pietra come se quell'hamburger lì non fosse mai esistito. Quindi andiamo a cancellare in questo caso degli esempi. Andremo, per esempio, a dire cancellare un pezzo del ponte e andiamo a cancellare un pezzo di acqua, quindi dove io sto cancellando la rete non vedrà queste porzioni di immagini in input, ovvero le vedrà bianche come vedete voi. E ehm, in pochi secondi siamo in grado di vedere il risultato. Vi faccio vedere le maschere e di nuovo è un risultato abbastanza strabiliante. Guardate per esempio qua, ci accorgiamo che c'è un qualcosina che non torna, ma in realtà anche qua, ma il risultato è decisamente ottimo. Qua nell'acqua, sinceramente credo che sia impercettibile la differenza e sulla pietra è percettibile perché ha creato una cosa diversa, perché la maschera era molto grande e più scura, ma è assolutamente realistico, diciamo, che questo sia eh, il pattern di, di quella pietra. Io con questo ho terminato, vi ringrazio per, per diciamo, avermi ascoltato, eh, spero vi abbiano fatto piacere anche eh, l'enorme carrellata di Memes su Albano, spero di aver motivato abbastanza bene il perché abbiamo, usiamo queste GAN e, Qual è il procedimento che sta dietro a, a loro e eh, se diciamo ovviamente se fosse interessati al contesto mandateci un'email, eh, scriveteci su Twitter, fateci sapere eh, se siete interessati al mondo di boom stessa cosa fateci sapere e ehm, lascio un paio di credits diciamo molte delle di, immagini di training che avete visto. Le ho prese da questo libro che si chiama Generative Deep Learning di David Foster, che eh, introduce molto bene la tematica del deep learning generativo. Il dataset che avete visto di eh, Sgorbi, quindi di dinosauri, cammelli, eccetera, è um, tratto da uh, di Google, si chiama Quick Draw Dataset, è stato generato da un gioco che hanno pubblicato online qualche anno fa in cui le persone dovevano disegnare in 20 secondi un certo oggetto, per esempio un dinosauro. Ovviamente quando fate qualcosa... Uh, con un input umano online per Google, per Facebook, per tutte queste tante qua tendenzialmente state annotando dei dataset e infine diciamo potete trovare un sacco di, di informazioni su YouTube in generale su Internet, su Reddit e su altri vari siti. Vi ringrazio e spero vi, diciamo, sia andato bene vi e vi abbia interessato. Back to Riccardo. Ok, grazie mille Luca, grazie mille Luca, uh, sicuramente interessantissimo, anch'io ho seguito con molto interesse questo, questo argomento. Uh, siamo andati un pochettino lunghi, quindi vi chiederei, uh, vi prego, aspettate due minuti ancora perché volevamo chiederti, chiedervi una cosa, sicuramente se ci sono domande fatele, nel frattempo noi cercheremo di rispondere. Io vi invio subito il link a un nostro form di, di feedback, veramente sono tre domande. Eh, cercate di, di rispondervi eh, e eh, vorrei anche sapere una cosa, visto che è una cosa divertente, visto che avete, eh, assisti, siete, avete assistito a queste due presentazioni e che rappresentano due modelli generativi che hanno, partono da concetti abbastanza diversi. Eh, ci farebbe piacere sapere qual è il vostro preferito, se siete più dalla parte dei Variational Autoencoders o dalla parte delle GANs. È vero che Luca con l'ultima cosa che ci ha fatto vedere era un po' sbilanciato, perché eh, sono stato un, po sle un, po un colpo sleale. Però scrivetecelo magari in chat oppure anche nel feedback come commento, che così sappiamo anche su cosa concentrare gli sforzi la prossima volta, se vi, se vi, vi è piaciuto. Io vi ho invidiato intanto il feedback e per il resto vi ringraziamo se qualcuno dei miei colleghi vuole aggiungere qualcosa. Ma io direi che a questo punto di solito nei nostri precedenti meetup ci si scambiava quattro chiacchiere di persona mangiando una pizza vera e bevendo qualche birra. Non ci dimenticare la birra. Ci spiace che questo, questa volta non, non sia così. Eh, comunque vi invitiamo a rimanere collegati, magari anche a iscrivervi agli altri gruppi uh, dei meetup delle altre città dove Agile organizza comunque uh, sempre i um, meetup interessanti, ritrovi molto interessanti. Eh, niente, io avevo una bellissima domanda per Luca, eh, mi sa che... Non so se a questo punto gliela farei, se la posso fare, voi cosa dite ragazzi? Vogliamo dare una botta finale? Se non, se non, se non ci, sono ci sono domande, altre domande io avrei una domanda per Luca che è molto oh, rapida sì. e anche abbastanza filosofica. Non, prometto uh -huh. che non parlerò di matematica. E, allora, la domanda è la seguente. Sicuramente sono molto interessanti le cycle gun sia per la questione dell'ampaired data che per la questione della trasformazione semantica. Allora, presentate come, come, le ho, come le ho studiate, come le hai lette tu, come le hai presentate tu, sicuramente ci sono due insiemi e la rete impara a fare delle associazioni semantiche. Certamente quando le reti poi in gioco, i discriminator e i generatori, sono reti convoluzionali e certamente quando si tratta di immagine, anche l'identity function, formoralla in termini di, poi computazionali è semplice ed è chiaro. E quindi arriva la domanda. Ma secondo voi, o secondo te Luca, si può fare applicare una cycle gun um, in, uh, su set completamente diversi? Per esempio, musica, immagine, parole, immagine, eccetera, eccetera. Se sì, è una, è una domanda molto. Cioè, se sì, se è incontrato magari in letteratura delle occasioni perché sarebbe estremamente interessante. Sarebbe quasi una nuova frontiera, magari della traduzione semantica di ambiti completamente diversi. Allora, ci sono delle cose che vanno in, in quel senso, nel senso che esistono delle reti che, per esempio, vanno da eh, diciamo un film al suo score musicale. e mm, Quindi, che associano, diciamo, appunto, un contenuto musicale a. Eh, Um, all'immagine che stanno vedendo sinceramente non so dirti se lo facciano in maniera um, Per o meno quindi non so se hanno in input un dataset di, di um, film con musica non è una cosa che ho approfondito quindi non, non te lo so dire uh, penso sia interessante credo che in ultima analisi sia in qualche modo possibile credo anche che però meno contenuto semantico condividono gli ambiti tra cui stai cercando di mappare e più è difficile, più hai bisogno di quantità di dati e più capacity deve avere il network che stai facendo, perché ehm, diciamo per ottenere un po' l'effetto sinestesia eh, appunto per anche solo averne una qualche idea molto difficile e soprattutto una qualche correlazione con cui mappare dovrebbe esistere, cioè comunque deve esserci diciamo un'associazione di un qualche tipo a scene di, non so, di, di certi film e pezzi di musica di quel tipo perché se non c'è nessuna correlazione eh, tenderei a dire che ine on impossible però sono tutte opinioni queste ok eh, abbiamo una domanda direi Stefano, che il, sì, la di domanda è esatto stavo rispondendo ma a questo punto direi che facciamo sì, rispondere a Luca sì. ah, no, la pubblichiamo, a Luca. Pippo il nome ah, è curioso okay, sì, sì ci chiede se eh, il discriminatore diventa così bravo perché invece che buttarlo non lo si usa per fare object detection naturalmente sì eh, non solo object detection io direi anomaly detection per esempio Luca ma cosa diciamo che dici? fondamentalmente allora, per la questione di detection in realtà ehm, allora in realtà ci pensavo anche l'altra sera a questa cosa eh, in qualche modo si potrebbe anche fare per esempio si potrebbe avere un discriminatore che ehm, si potrebbe fare che il generatore fornisca patch dell'immagine e che il discriminatore mi dica sì questa roba contiene o non contiene un certo oggetto. Mm, è un po' come dire stai cercando di... diciamo hai un oggetto molto complicato, molto potente, che però stai cercando di applicare a un problema. Che è molto più semplice che può essere risolto con, con, con oggetti che sono più semplici. Per esempio, se voglio se ho una zanzara in camera, ehm, e diciamo, ehm, voglio che la, la resistenza della zanzara termini, posso dargli un colpo con un libro e buonanotte. Potrei anche cercare di costruire un sistema di tracking con un laser per farla esplodere, poi in realtà No, l'abuse, mi raccomando, e anche um, mi raccomando, Albano in realtà non ha mai detto che c'è ste foto di dinosauri, era tutto un esempio. Ma eh, in buona sostanza, secondo me è un'esagerazione, una struttura un po' del paradigma, eh, nel senso che per fare object detection, tendenzialmente in realtà si prende una rete già trainata che ci fornisce un embedding, e poi anche in quel caso è il paradigma e detection che, che va un po' a cambiare da un caso all'altro, ovvero come, come creo. Le bounding box iniziali, come le seleziono, come le sfoltisco. E in questo caso qua avere un, il discriminator di una GAN, non so quanto c'entri. In ultima analisi, sì, in qualche modo si potrebbe fare. Diciamo, però non è quello il core di un algoritmo di object detection. Ok, ho l'ultima domanda allora per te. Um, se invece, io visto che l'ho citato, se è possibile utilizzare le GAN per fare qualche cosa tipo anomaly detection: cioè un discriminatore allora. Mi immagino, um, il discriminatore ha a disposizione un dataset di uh, oggetti o di immagini che sono considerati normali, um, il, discriminatore ci butta in mezzo, il generatore ci butta in mezzo qualche cosa di casuale e il discriminatore impara che cosa è uh, normale e da che cosa invece non lo è. Così, già mentre lo dico mi rendo conto che, per esempio, è molto difficile quando si fa anomaly detection. Per esempio, mh, se volessi fare anomaly detection in un'immagine di un qualcosa, per esempio, distinguere oggetti crepati da oggetti non crepati, credo che eh, sia molto difficile. Ge il generatore dovrebbe essere in grado di fornire anche esempi effettivamente anomali, se no, stiamo imparando a discriminare un, un oggetto contro il niente, no? C'è un rischio di questo. Ma allora, di fondo, credo che appunto per l'anomaly detection, il problema sia più che altro quello del representation learning: cioè di andare a creare um, di andare a un embedding che, um, che misuri effettivamente le qualità salienti di quella di quell'oggetto di cui voglio capire se sia anomalo o meno. Che le GAN siano un processo ottimale per produrre questo embedding, cioè, secondo me, un qualche risultato lo si produce che sia un buon modo di farlo forse no perché non è proprio quello il problema che risolvono il problema e se voi il problema potrebbe essere al contrario potrebbe essere o degli esempi anomali voglio produrne altri quindi per esempio perché poi diciamo per quanto strano sia magari ci voglio poi trainare un classificatore in quel contesto lì sì. potrebbe potrebbe avere un qualche senso sì Ok, ti ringrazio grazie. molto, perfetto. Grazie a tutti. Allora, grazie. Vi ricordo ancora di compilare il form di feedback se non avete fatto. Io ringrazio tutti gli ospiti, i miei colleghi, soprattutto Luca, che è stato un ottimo guest, ci cioè ha fatto un'ottima introduzione. Speriamo di poter contare su di lui magari anche per i prossimi eventi. E ringrazio anche tutti i partecipanti e vi auguro anche buon appetito se non avete mangiato durante. Noi no, ma se voi avete mangiato bene, altrimenti buon appetito. E... Io vi ringrazio tutti voi per, per avermi invitato, eh, vi invito a conoscere il Boom e vado a prendere il messicano che, che ho ordinato al Mentre. Ah, vedi, qualcuno era stato più efficiente. Grazie a tutti. Eh, allora, le, su, sul meetup poi metteremo di nuovo le slide il, il notebook per chi non se lo fosse salvato. E forse se Luca poi mh, ci fornirà le sue slide, metteremo anche le sue. E la registrazione, magari anche. Adesso noi l'abbiamo. Questo evento è stato registrato e quando pubblicheremo la registrazione, metteremo il link anche di quella. Grazie a tutti e al prossimo evento. Ciao, ciao, grazie. ciao, ciao, ciao. ciao.